quello che state ascoltando è Fumble. Fumble che per la terza volta in tutto dall'inizio di Fumble gioca con uno schermo del Master. Quant'altro che... Ah no, no, Urban Heroes abbiamo giocato con uno schermo. Urban Heroes, esatto, e qualche volta, ma solo per vedere le tabelle, a Guerre Stellari. Ma qui è obbligatorio. Però qua è obbligatorio, perché stasera Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo in Italia, dal vivo, yes, in italiano, su QWERTY e su FumbleGDR.it, giochiamo a Golconda, che è un gioco della GG Studio che sta tutto nello schermo del Master. Sono tre facciate e quindi è necessario giocare con lo schermo del Master. Esatto. L'altra cosa importante è che non faccio io il master, non lo fa Roberto il master, ma lo fa Gianni il master. E ha deciso di mettersi subito nei guai da solo. Cioè, voi non avete idea, nella chat ogni volta che lui diceva libera tutti, io ero, buh, vabbè, può morire. Cioè, nel senso... Ha deciso che a Golconda giocheremo dei personaggi di Fumble del passato. In realtà cercando di soffrire andata, tantissimo. Penso che gli sia andata bene in realtà, perché buttandola così secondo me uno si limita... Sappi, io mi perché sono limitato solo colpa per te, non per Gianni. Cioè... Ah, e l'altra cosa più bella è che praticamente nessuno di noi sa i personaggi degli altri, ancora. Io so quello di Manto. Ah, io so il tuo. Io so quello di Claudio. Ma il mio l'ha detto subito. E tu l'hai detto. Esatto. Non so quello di Simone, non so quello di Manto e non so quello di Manto. E non sa quello di Manto. E non so quello di Manto. Che l'ho ripetuto tre volte. Da questa l'ho cosa ripetuto tre volte perché la cosa mi preoccupa. Guarda che compaio, se mi chiami tre volte. Ma sono già qua. Guarda che magia. Comunque, prima di iniziare a giocare a Golconda e parlare dei personaggi, un minimo di regole. Fumble lo trovate su FumbleGDR.it e su QWERTY.it, dove da questa settimana trovate anche la puntata 0 delle cronache di Lyr Vale, che è la nuova saga di SideQuest, che è tutta con D&D quinta edizione, quindi se siete appassionati del grande padre di tutti i giochi di ruolo, ascoltate SideQuest. L'ambientazione è tutta farina del sacco di Claudio, che pubblicherà qualche cosa sul sito di Fumble dell'ambientazione, quindi andate a vedere su fumblegdr.it nella sezione i nostri giochi e basta. Per ora direi che Gianni sei fregato. Ma il fatto che il figlioccio di Fumble giochi il padre dei giochi di ruolo non è... È un po' incestuoso, però po'... nemmeno così tanto. Io lo trovo ingiusto perché voglio andare a giocare anch'io. Io lo trovo incesto invece. Ok, Gianni è tua, mi sa. Perfetto. Allora, io direi che l'introduzione la leggo, nel senso che l'introduzione a Golconda è la prima parte delle regole del gioco e secondo me è la cosa che fa capire perfettamente in che tipo di universo ci si trovi. Dopodiché ci andremo a inerpicare nei meandri del sistema mano a mano che lo giochiamo, quindi mano a mano che succedono le cose. Faccio una premessa per chi ascolta e per chi guarda. Golconda è un gioco di ruolo che ammicca in maniera abbastanza forte al gioco da tavolo, quindi ha fasi cadenzate e tempi definiti di gioco e addirittura un sistema di gioco che si divide in due fasi specifiche, quindi questa è una cosa proprio da board game quasi, per cui non è il classico gioco di ruolo libero, è un po' più regolamentato, per quanto poi lasci qualche sprazzo di manovra che cercheremo di usare. Allora, narra la leggenda che nel passato esisteva una favolosa città sospesa nel cielo, che era il punto di incontro tra il regno divino e il regno degli uomini. In questa città sospesa viveva l'unico dio circondato dagli angeli. Inizialmente i suoi rapporti con il mondo degli uomini erano buoni, quindi c'era un rapporto sostanzialmente di naturalmente adorazione del divino. Dopodiché gli uomini, fattisi sempre più curiosi e in un certo senso avidi di sapere e di potere, hanno dichiarato guerra alla città divina. All'inizio le hanno prese di santa ragione dalle schiere divine degli angeli, proprio male, schiaffi. Dopodiché, cosa è successo? L'unico dio, impietosito dalla condizione degli uomini, è sceso sulla terra per sostanzialmente arrivare alla pace, ma gli uomini lo hanno ingannato e i 13 saggi che conducevano l'umanità lo hanno smembrato, fatto a pezzi e mangiato. Da quel momento sono diventati loro
le 13 entità più potenti in gioco. Hanno, grazie al loro potere divino acquisito attraverso l'aver divorato l'unico dio, lanciato una nuova guerra contro la città di Golconda. La città è caduta, gli angeli sono stati quasi tutti distrutti ed eliminati, e la città dal cielo è caduta sulla terra. Da quel momento la città è rimasta immobile, esattamente come l'ultimo giorno della guerra, ed è diventata la meta continua di avventurieri e cercatori di tesori, perché naturalmente racchiude ancora un sacco di segreti legati al suo passato di città divina che non sono ancora stati svelati. E dove è caduta? È caduta sulla terra. Non si sa dove. Non si sa dove. Nessuno riesce a definire geograficamente dove si trovi, ce la si trova di fronte. È caduta. Comunque sia, sta sempre a nord. È caduta in maniera in un certo senso, sì. La cosa fondamentale di questo avvenimento è il fatto che da quel momento i 13 sono diventati anche i 13 detentori del potere nella città, e quindi coloro che sostanzialmente si a tratti combattono, a tratti alleano, a tratti fanno cose, e soprattutto sono gli unici che sono in potere di richiamare persone all'interno della città di Golconda. È per questo che geograficamente non è collocabile, perché si arriva nella città solo se si è reclamati da un diacono. E noi sappiamo come ci siamo arrivati. È un po' la Ravenloft del nord-est italiano, perfetto. Esattamente. Bergamo. Beh, io sono su Treviso, ma va bene. Ognuno ha la sua. Ma quello perché è la città divina. Certo. Ad esempio, Claudio Pustorino, autore di SideQuest, la sua Ravenloft è Sandorato Milanese. Esatto. E quindi ci si può arrivare solo reclamati, come viene detto, dai diaconi. I diaconi naturalmente dispensano il loro potere divino in maniera molto 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 rara, e a persone che se lo meritano davvero. Si sono dotati di una gerarchia di esseri semidivini, quindi a cui hanno dispensato un po' di potere, che sono chiamati cardinali. Per il resto la popolazione della città di Golconda è fatta da cittadini e da persone che inseguono spasmodicamente la ricerca di un pezzo di potere divino per arrivare anche loro a uno status più alto. Quindi il clima all'interno della città è un clima di cannibalismo permanente. Bella roba, ottimo. Scelto bene. Sì. No, tu sei a posto, sei proprio a casa tua. Ok. Ma l'ha fondata lui tra un po'. Ah, non me l'ho detto, sono Dio. Non c'è più Dio. Mangiare. E questo è il segreto. Questo è il sistema, diciamo, l'ambientazione, la parte iniziale di ambientazione. L'altra parte da sapere è il tipo di sistema di gioco. È un sistema di gioco basato sostanzialmente sul bluff e la scommessa, con una serie di tiri contrapposti. Usa un D6. E i tiri contrapposti avvengono sul sistema sasso carta forbice. Non sono tiri, quindi scegli un dado che ti piace, anche quello di Marvel. Esatto. Cosa dico non sono tiri? Non devi tirare, devi scegliere devi quale faccio usare. Io vedo quello di marmo. Lo puoi usare. È la prima volta in fumble che puoi usare quel dado. Quindi allora lo lancio? E io ti spacco la testa. Esatto. Però fai tu. E poi il dado farà un risultato permanente nel tuo compagno. Esatto. Ok, quindi si usa il dado, ma in realtà bisognerebbe usare delle carte. E si gioca a tiro contrapposto con la scommessa, cioè si bleffa, si fanno sguardi, poker face e cose di questo tipo. Ottimo. Proprio il gioco per me. Lo sapevo, Roberto. Io sono la persona migliore al mondo a bleffare. Bene, l'unica cosa che voglio sapere da voi, prima di sapere tutto il resto, è la cosa seguente: chi è il vostro diacono, cioè colui che, con cui avete un legame e che vi ha reclamato. Può anche essere senza conoscerlo, effettivamente. Sì, 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 sì. Voglio solo il nome. Pubblico? Sì. Il mio è Le Mani del Mondo. Ok. A me la cosa spaventa è che noi abbiamo lo stesso. Dimmi. Io e Simone abbiamo lo stesso. Ok. Anche dopo che zona. No. Ok. La madre gentile. Ok. La musica è un po' alta. No, già abbassata. Perfetto. Questo sì che è feedback. Allora. Pensa se lo riusciamo a fare neanche dalla diretta, che abbiamo registrato 2 giorni fa.
Ognuno di voi si trova nel luogo dove tende a dormire di solito, quindi a riposare di solito. Nella vita normale o qua a Golconda? No, a Golconda. Okay. No, nella vita del vostro personaggio. Quindi è già da un po' che siamo a Golconda. No, non siete a Golconda, nella vita del vostro personaggio, okay. Scusami. Siete nel luogo dove vi addormentate di solito. Io nella mia villa in Wyoming. Ah, ti dobbiamo dire qual è? No, potete dirlo. Cioè, potete dirlo o non dirlo. Io vi lascio. Naturalmente arricchite l'immaginazione di chi ascolta. Io sono in una stanza con le pareti di carta. Ok. Al centro c'è. Vabbè, ci sono un paio di futon per terra. Mm-hmm. Uno di dimensione un po' piccola, uno di dimensione un po' più grande. Molto più grande. E c'è al centro un piedistallo con un'urna. Mm-hmm. Un po' che segue urne funerarie. E di fianco vari simboli di draghi, vari amuleti, qualsiasi, anche roba dei negozi dei cinesi, qualsiasi cosa che può avere una lontanissima attinenza con Cina o Giappone, e sono tutti accatastati lì sotto. Ok, perfetto. Un attimo, c'è l'etichetta 1,99 dollari. Io sto dormendo. Mm-hmm. Io invece in realtà non sto dormendo realmente, sembro più morto. Sono... Okay. Nelle fogne sotto a un piccolo vicolo. Mm-hmm. E chiunque passasse in quel vicolo troverebbe probabilmente il cadavere di un vecchio morto di paura e con la faccia completamente tagliata con precisione chirurgica da qualcun altro e due grossi buchi sul collo. Ok. Potrebbe essere la versione fatta bene della leggenda degli uomini straordinari. Sì. Ci stiamo incamminando su questo andazzo e ne sono felicissimo. E ho detto fatta bene perché in qualsiasi modo vada non può essere peggio, quindi... Io sto dormendo tranquillo nel mio letto, sereno, sonno dei giusti. Mm-hmm. Accanto a me sento lievi odi di preghiere e qualche pianto, ma per lo più del sonno dei compagni. Ok. Roberto, mi sta salendo un po'. Allora, Roberto, hai detto che c'è un'urna, giusto? A un certo punto, mentre stai facendo... che contiene le ceneri del mio maestro. Sì, mentre stai facendo le tue cose, no, all'interno di questa stanza con i due futon, l'urna delle ceneri del tuo maestro, cineserie assortite e cose di questo genere, a un certo punto vedi che l'urna comincia a tremare un po'. Corro alla porta, apro e... non mi ricordo come si chiamava il PG. Charlie sarà. Mm-hmm. Charlie! E lui gira a guardare. C'è un problema. Lontano. Cioè, tu hai aperto e c'è la stessa stanza con l'urna che trema. È cool. Mi giro, Charlie! Anche dietro c'è la stessa stanza con l'urna che trema. È diventato Hypercube. Oddio. Che bel film. Grazie, Simone. Come diceva sempre il maestro, quando sei confuso, sei confuso. Ti dimentichi le cose. E rimango fermo. Ok. L'urna continua a tremare e trema sempre più forte. A un certo punto cade. Corro e cerco di saltare lentamente, quindi si cade per terra. Non faccio in tempo. Non fai in tempo. Perché sei ultimo in iniziativa. Sì. Ok. Cade, non si rompe e non ne esce niente. Maestro, non è il momento di muoversi così, certo, di mettere l'urna sopra. Ok, nel momento preciso in cui cerchi di mettere l'urna sopra, una mano esce dall'urna, ti prende la faccia e comincia a tirarti nell'urna. Ma cerco di resistere un attimino. Magari è il maestro che ti chiama. Sì, chiaro. Maestro, è una tecnica segreta? sulla mano che sta tirando dentro, vedi la faccia del tuo maestro. E ora cerco di seguirlo. Lasciati andare. Oh, non mi sembra il caso di fianco alla vostra urna. Poi si sporca, Charlie si arrabbia. Ah, in quel senso, ok. E salto contro l'urna. Ok, salti contro l'urna e sostanzialmente cominci a sentire la tua testa che fa fatica ad entrare. Senti delle ossa del tuo cranio che si sfondano. Ah! Quindi cominci a sentire un fortissimo dolore e piano piano cominci a comprimerti tutto per male. Entrare dentro l'urna. Senti il dolore di tutte le ossa che si spezzano. Ti accartocci tutto dentro l'urna.
la mano continua a tirarti giù finché anche l'ultimo osso del mignolo del piede non è entrato. Dopodiché entri in una situazione di completa oscurità, in cui continui a sentire lasciati andare. Ma le mie ossa sono a pezzi. Le tue ossa sono a pezzi, cioè continui a sentire il dolore. La tecnica del roto. Io mi concentro cercando di non sentire il dolore, ma non ci riesco, quindi rimango lì. Ok. A un certo punto il dolore è tale che ti lasci andare al dolore e svieni. Claudio. Allora, tu naturalmente hai una sorta di sesto senso quando le persone si avvicinano al tuo luogo di riposo. E tu in quel momento senti sostanzialmente un fortissimo odore di disinfettante. Ma forte, eh? Non è formalina. Questo è male. Mi alzo, mezzo incriccato, perché comunque Fukatsune era anche tutto deforme. Esatto. Chi è che ha questo odore fetente e putrido? Vedi che arrivano tre soggetti vestiti tutti di nero, no? E cominciano a guardarti in maniera curiosa. E... Harold, non ti sembra che ci sia da fare un po' di lavoro su questo cadavere? Sì, effettivamente non lo trovo molto bene ultimamente. Devono averlo proprio conciato male. Poi guarda, tutto deforme, bisognerà raddrizzarlo un po'. Il terzo soggetto, ti accorgi che è una donna. Posso farci un lavoro, ma molto, molto, molto leggero, perché non credo di poter arrivare a renderlo presentabile. No, 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 bisogna fare invece un lavoro molto massiccio. Tipo così, prende una tua deformità, proprio all'improvviso, tram, e la rimette a posto. Ah! Sì! Ancora di più! Oh, vedi lei che comincia a leccarsi le dita. Ah, interessante. Gli piace. Ti si avventano contro e cominciano a rimetterti in sesto. Sì! Come se mi stessero facendo il solletico, inizio a ridere contentissimo perché finalmente provo qualche cosa. Fantastico. Loro vanno avanti, poi quando sei completamente a posto... dicono, bene, adesso ti piacerà anche questo. Prendono un palo, pam, e te lo sparano nel cuore diritto. In quel momento la mia faccia si stacca e scappa. Grazie. Perché non era la mia faccia, era una faccia che avevo io. Una faccia di riserva. Una faccia di riserva. Era una delle sue tante facce. Ok, anche per te, ovviamente nel momento in cui ti spaccano il cuore col palo, vedi rosso, cala il sipario... Continui però a sentire dolore pulsante del palo piantato. E cerco di rivivere ogni istante di quel dolore il più a lungo possibile. Quindi vai in loop sul dolore per godere. Ho capito. E vai. No, sei l'unico che si troverà bene nella chi non sapesse chi è Fukezuna. Sì, esatto. È un pazzo, psicopatico, serial killer, vampiro Nosferatu, se conoscete vampiri. Esatto. Andate ad ascoltare la... terza tratta di vampiri, l'unica cosa che però puntata. La cosa, se non l'avete vista, che vi interessa sapere di questa, per questa puntata, è che è un pazzo psicopatico serial killer che ama soffrire ma non può, quindi cerca di trovare sollazzo dove riesce. Sollazzo, ah. Sollazzo, poi esatto. Simone, sì. Sei nel tuo lettino bello, comodo, meraviglioso, all'interno della tua villa. Ah, mi sveglio, un buon caffè americano. Ti svegli? Bene, cosa fai quindi quando ti svegli? Accendo la macchinetta del caffè con la tazza di Trump. Appena cerchi di alzarti per andare alla macchinetta del caffè, ti accorgi che i tuoi piedi sono cuciti insieme. Quindi come se avessero preso un ago da sutura e te li avessero suturati insieme. Le gambe sono cucite insieme, le braccia sono cucite e adese sui fianchi e, udite udite, se provi a parlare, anche le labbra sono cucite insieme. Hai solo gli occhi aperti.
dalla base del letto e tutti intorno al letto cominciano a venire su tipo dei vermi più lunghi naturalmente di un verme normale, quindi di un lombrico da terra, salgono e cominciano ad avvolgerti come se fossero un sudario, quindi si mettono addosso e cominciano a coprire il tuo corpo, stanno arrivando, tu a un certo punto capisci che ben presto arriveranno anche al naso e alla bocca. E quindi la bocca è già chiusa. La bocca è chiusa, però tendenzialmente dagli spiragli della sutura riesci comunque a respirare e a emettere dei suoni. I vermi cominciano. Ti agiti? Leggermente sì. Ok. Fai verma a tua volta. Più ti agiti. Anche se uno provi a mangiarlo? Uno sì. Ok. Provi a mangiare un verme, il suo sapore è talmente schifoso, ma cioè innanzitutto la consistenza è orrenda, è qualche cosa che proprio ti dà fastidio, è come cercare di mangiare del grasso cotto un po' nervoso, cioè continui a morderlo, ma lui non si spezzetta mai, non si rompe mai, non va giù. Come il seitan, tra l'altro. Esatto. Contemporaneamente ha un sapore davvero orribile. Come cioè, il seitan. Quindi va bene, è un verme di seitan. Un verme di seitan. Ti vieni immediatamente su un conato e cominci a buttare fuori dagli spiragli della sutura whisky. Cioè ti torna su continuamente whisky. È come se ti stessi affogando in whisky che stai vomitando, come se fossi infinitamente pieno. Beh, ci sono morte peggiori per un americano. Ok, nel frattempo i vermi continuano a... Sicuro che non sia tequila? No, è whisky. No, si era tequila! Quindi i vermi continuano a coprirti piano piano e a un certo punto nella tua agitazione coprono anche gli occhi, la bocca, il naso, ti sembra di non respirare più, il whisky ti arriva sulla faccia, ti brucia negli occhi e a un certo punto manca l'aria, soffochi e entri in uno stato come se fossi in una camera di quelle fantascientifiche per riabilitare i corpi che hanno dei problemi, quindi completamente sott'acqua, ma ti manca la maschera d'ossigeno, no? Quindi è come se fosse una sorta di camera di incubazione dentro il liquido è il whisky che tu hai vomitato e tu sei completamente ricoperto di vermi che saturano il tuo corpo. In quel momento tu hai coscienza di quello che ti sta succedendo, ma non puoi fare a meno di continuare a vomitare e quindi vai avanti in questo stato e questo è il tuo limbo. Spera che io questa non me la sogni la prossima volta che mi ubriaco, per cui la bevi. Che bello! Salve. Tu senti, mi hai detto, canti? Sì. Ok, che canti sono? Che voci sono? Sono voci bianche. Con quindi bambini? Bambini, donne, eunuchi. Giusto. Ok. Bambini, donne, eunuchi. Tanuchi. Ok, tu senti questi canti. Stanno guidando il mio sogno come ogni notte. Naturalmente. A un certo punto cominci a sentire qualche cosa che va molto lontano da questi canti. E cioè le urla di una donna che così in prima battuta ti sembrano quelle di una persona che sta partorendo. Ok. Mi alzo dal letto. E comincio a correre verso i suoni, senza dire nulla, corro, dritto, basta. Ok. Sfondo la porta. Quindi, vabbè, presumo che l'apra. Ok. A schiaffi. Corri dritto, veloce, verso i suoni e ti rendi conto che sostanzialmente, esattamente da dove proviene il canto, proviene anche l'urlo. Ancora più preoccupata, mi guardo attorno per chiamare a me e altre dei miei compagni, delle mie compagne presenti, se ci sono. Ok, ci sono, non c'è nessuno che ti viene in soccorso. L'unica cosa che tu arrivi a vedere sono tutto il coro schierato che canta i canti classici che tu sei abituato ad ascoltare. In mezzo c'è questa donna con le gambe sulle staffe
con la pancia gravida che sta urlando e cercando di espellere quello che ha dentro. Quindi sta urlando in maniera totalmente contrapposta rispetto al canto delle voci bianche degli eunuchi e delle altre donne. Scusa. Ah, ma è questo! Stiamo portando gloria a un parto! Un giorno anch'io! Voglio dei cori accanto a me quando avrò i figli. Ok. Tutti e tre ottimi figli. Roberto, questa... Lei urla sempre di più mentre tu dici queste cose e a un certo punto cominci a vedere che dal suo corpo esce una mano, esce un'altra mano, esce una testa e ci resti un po' male perché sei tu che stai uscendo. Non lo voglio così il parto io, però. Ok, rispondi questo. Sì. Un'ultima spinta, esci tu da lei. Tu hai tempo di rivedere questa scena, poi il te stesso appena uscito, coperto di sangue, placenta, eccetera, eccetera, ti tira un ceffone storto e la tua testa rotola. Ah. Ok? Quindi da terra tu vedi il tuo corpo con naturalmente le vene del collo che zampillano in piedi ancora di fronte a questo qui che ha tirato il... No! Poi il te stesso uscito dalla signora arriva, ti tira su, ti bacia, rimette la testa nel corpo da dove l'aveva staccata e tu da quel momento continui a vedere solo nei tuoi occhi lo zampillo del sangue e delle vene che ti arriva dritto agli occhi. E non posso muovermi. Tu vedi il rosso e non ti puoi più muovere. A un certo punto vedi solo rosso. Liberatemi! Taglimi da qui! Fantastico. Bene. Ma tu gli horror te li guardi prima di andare a dormire o li produci così? No, li produco così. Ah, è che... Sono... Vi leggerò un commento delle voci nella testa. Dio che schifo. Sì, tra l'altro è qualcuno che conosciamo bene. Ok. Questo è per quello, per questo non guardo i film horror io. Perché fanno schifo. Ma va. Sono gli slasher come questo. Bene. Ti piace che hai scelto, Roberto? Siete ciascuno nel limbo che vi ho descritto. Pensavo peggio. A un certo punto, mentre vi trovate in questo limbo, sentite chiaramente un boato, vedete un fulcro di luce bianchissima e poi un'onda concentrica che da questa luce si espande. Noi siamo ancora nello stato. Siete ancora nello stato di, diciamo, di vegetazione. Quindi non ci siamo morti. No, lo stato whisky. E adesso dirò questa cosa. Dillo. Fuketsuna pensa di aver finalmente raggiunto Golconda. Perché è una cosa per i vampiri. È vero. È lo stato di illuminazione in cui non hai più bisogno di bere sangue. Di bere sangue. Povero Fuketsuna sarà molto deluso, però. Ma Fuketsuna non interessa bere sangue, a parte che non no, interessa. Sarà molto deluso che non è la Golconda che gli hanno insegnato. Però è Golconda. Sì, si chiama così. Beh, perlomeno nel cartello che trova sulla statale. Esatto. Appena la vede lì avrà il momento più bello della sua vita e non vita. Esatto. Prima di entrare che è ancora peggio, però. Esatto. Ma insomma, per uno sferato non so quanto sia peggio. No. Dopo questo evento, improvvisamente quello che avete appena vissuto, che vi ha portato a questo stato vegetativo, va indietro. Quindi rivivete al contrario le cose, solo che vi liberate del vostro stato vegetativo, ma non siete più nel luogo dove questo è cominciato. Fantastico, quindi siete rivivo tutto il whisky. In una stanza circolare. Sì, ma tutti insieme? Tutti insieme. Le mura... Sono classiche mura di mattoni, quindi sono pietre messe l'una sull'altra, mattoni enormi, quindi sono grosse pietre tagliate a mattone, a parallelepipedo. Notate evidentemente che queste pietre sono graffiate da unghie e alcune unghie sono ancora piantate nelle pietre, quindi... Questo è l'ambientino. Per il resto la camera non ha porte, quindi pare assolutamente impossibile entrare almeno. Cosa vedo io di questa gente che c'è intorno? Ci sono tre persone? Vedi tre persone con le caratteristiche fisiche che abbiamo definito prima, quindi un essere umano a tutti gli effetti. Vestito però? Vestito come... Un quarantenne vestito in maniera molto moderna e sciccosa.
esatto, è texano, quarantenne è texano, sì. Esatto. No, del Wyoming. Quindi ha un cappello. Era ambientata, scusa, quindi di 10 anni di Fezzik. Sì, quindi negli 80, no? Sì, poco dopo era. Sì. Non era giorni nostri comunque, se il Wyoming. Poi non vedi, faccia tutta sta differenza. Una signora. No, signora. Se l'ho contato bene nel 2019. Ero post adolescente, 16-18 anni. Ok, una 16-18enne delle braccia in armatura pesante e poi vedi un deforme individuo un po' calvo con delle che si cerca di parare dalla luce, esatto, con delle occhiaie, no, adesso è tornato allo stato grado, quindi dietro. Io li guardo tutti dall'alto verso il basso perché loro vedono un tizio alto quasi 2,30 m, ok, sui 230-240 kg, ok. Molto molto grosso, praticamente se qualcuno si ricorda Andre the Giant. Ci sta, maestro. Silenzio. Oh mio Dio, un troll. E voi chi siete? Maestro. Sì, io da oggi sarò il tuo maestro. Ok, il mio nome è Fuketsuna. Ma puoi chiamarmi maestro. Questa mi sembra la classica scena fra l'idiota e il maestro. Deve essere quella. Questo è il commento. Sì, assolutamente. Anche io sono un maestro di arti marziali. Ottimo. Sono il secondo allievo migliore del maestro Jin. Cazzo di posto è questo? Non lo so. Signore, si tenga a distanza. Sono palesemente delle creature del male. Credo che questo posto si chiami Golconda. Spero. Oh, ha un difetto di pronuncia come il mio maestro. Sei tu il mio maestro? Noi non siamo gente del mare, però. Hai un maestro donna? C'è qualcosa che non torna negli articoli, ragazzo. Il maestro può avere molte forme. Sempre meglio di quella del maestro quando fa la danza del fiore di roto nudo. Nuda non mi ha visto ancora nessuno, per favore. Un vecchio col suo gingillo all'aria. Però non saprete schifoso. Fare la danza del fiore di roto. A un certo punto non so di cosa ti stia parlando. A un certo punto cominciate a sentire. Oh, il comitato di benvenuto. Al centro lui è tipo un vecchio rachitico, no? No? No, neanche troppo vecchio, sono solo molto rachitico e brutto. Ah, no, allora mi metto. E puzzi, prendendo questo, mi sposto un po' di fianco a lui. Primo, perché ha detto che è un maestro come me. Ok. E secondo, perché poraccio, è un vecchio e io sono abituato a proteggere. Io invece mi ergo a protezione dell'unico essere umano per me del gruppo, cioè il nostro nobiluomo del sud. Okay. Ma io guardo intorno, io non ho firmato per nessun cosplay guardando la tipa in armatura completa. Ok. Koski? Non ho il costume. Senti, troll, il tuo linguaggio è incomprensibile alle mie orecchie. Io capisco, quindi dovrebbe essere lo stesso. Ma non pensi che il troll sia più quella a sinistra che quella a destra? No, quella a sinistra è praticamente un goblin, nel migliore dei casi. Mm. Chi è che applaude così a questo manipolo di persone? Applaudiranno lei, maestro. Vabbè, certo, ma chi? C'è nessuno in giro? No. Complimenti davvero. Stupidi come ci servono. Vero? Che madre? Che di me sta parlando? Sì, credevo fossero più intelligenti. Sono gli antenati. Ma devo dire che, come al solito, gli esseri umani lasciano a desiderare. Anche noi una volta lo eravamo, ma eravamo già in cima alla loro catena. Guardo in alto. Vedete se qualcuno. In alto vedi delle mani appese. Tante. Maestro, donna, tizio strano, indico sopra. Sposto il cappello. Sei strano. Sono capace di farlo anch'io. Numerose mani. Non l'ho capito. Le mani vedi che nemmeno si muovono. Un paio di mani restano ad applaudire. Le altre mani scendono di fronte a te
e si uniscono tutte e formano una persona. O almeno. Ma mentre si stanno formando, io cerco di dargli il 5, cioè di dare il saluto, quello. Vedi che. La mano verso cui tu cercavi di fare il saluto si ferma improvvisamente e tra te e lei c'è qualcosa che non ti permette di chiudere il saluto. Ah, oh, è la dolce. È uguale. Vabbè, però fa ciak. Sì, quindi. Fa ciak su qualcosa che non ha la mano. Però fa ciak. Okay. Io mi metto ancora più in posizione di protezione nella tecnica anche dello schiaffo volante repentino. Ok, va bene. Vedi che le mani si sono fermate, quindi la persona non si è formata completamente, è ferma a metà, no? E dall'altra parte si sente maledizione. Tutte le volte che cerchiamo di fare una cosa del genere, senza i cardinali, finisce sempre così. Cercano di toccarci. E non ci sono porte, è difficile ci siano i cardinali. Se noi prima li mettessimo in uno stato larvale e li imbalsamassimo, quindi li rendessimo delle statue, tutto questo non accadrebbe. Maestro, non credo che sia una cosa buona. Il mio sesto senso, potresti usare come vuoi. Shaolin mi dice che non finirà bene. Per loro, senza dubbio. In nome di tutto ciò che anima gli esseri senzienti e di animo puro. Chi cazzo siete? Le ossa. Eh? Cosa c'entra le ossa? Che muovono la gente. No, dai, non fa niente. Ah, sento un brivido. Dopo che hai detto questa cosa, senti un tentacolo che si avvolge attorno al tuo corpo. Figlia mia, è inutile che ti affanni. Non puoi farci nulla. Ormai sei qui. Ecco, dov'è qui? Qui te lo spiegheremo dov'è. Però adesso cerca di non mettere ancora più caos in Bella questa domanda. Situazione caotica. E almeno permettiamo alle mani del mondo di formarsi. Fermate, no, sì, quel grosse, barbaro. Sono grosse mani. Non è un barbaro, è un troll, è palesemente un troll. Guarda le mani che sono veramente giganti. Se avete visto le mani di Andrew the Giant, quando prendeva la gente sulla testa così, gli copriva tutta la testa. Io nel frattempo provo una cosa terribile. Vai, vai. Così mettiamo subito alla prova il sistema. Perché ricordiamo che Fuketsune era famoso per due cose: le facce, sì, e le mani che camminavano. E dato che io tra i miei mezzi per combattere l'oscurità ho appunto la mano dell'albino. Sì, vai. Cerco di usare, di far scivolare la mia mano mummificata tra le mani che si stanno componendo, sperando che il suo essere all'interno delle altre mani mi dia una sorta di senso di quello che vogliono loro attraverso la mia mano, dato che potevo percepire attraverso... Pensavo dicessi sperando che la mano che metti in mezzo alle altre mani ti potesse dare una mano in seguito. Ok, però, allora, così Claudio ci fa entrare subito dritti nel sistema, al di là delle questioni descrittive. Allora, quello che cerca di fare Claudio quello che accade adesso è la cosiddetta sentenza in Golconda, cioè cercare di utilizzare un proprio punto di forza per fare un'azione. Le azioni si dividono in tre categorie principali, che sono morte, quando cerchi di fare male a qualcuno, cioè di colpire sostanzialmente, pericolo, quando cerchi di o disinnescare una trappola o comunque di fare qualche cosa che ti permetta di sopravvivere a una situazione pericolosa, e dominio, quando invece cerchi di convincere qualcuno di prendere il controllo di una determinata situazione. In questo caso, secondo me, l'azione che Claudio vuole provare a fare è un'azione di dominio, perché sostanzialmente vuole utilizzare, no, quella che era, sì, la caratteristica principe di Fuketsuna nelle sue precedenti avventure. Quindi giochiamo sul dominio e dobbiamo a questo punto io e Claudio fare un'allegra puntata. Giocheremo con i dadi da 6, non con le carte della morte che sono previste per Golconda. Funziona così: ci sono tre aree che sono carta, sasso, forbice, tanto per capirci. Quindi potrebbe chiamano... anche fare sasso, carta, forbice. Sì, volendo, okay. Sì, che si chiamano le mani, la mente e il cuore. Ovviamente le varie combinazioni uno contro l'altro ti dicono chi vince, chi perde o chi pareggia, perché c'è anche la situazione pareggio. Per cui, a seconda di quello che sarà il risultato della nostra reciproca scommessa, avremo un effetto e di conseguenza, naturalmente, Fuketsuna o quello che è al momento
si manifesterà e vedremo che cosa succede. Perché uno dei meccanismi di Golconda è che la storia si costruisce mentre va avanti a seconda di come vanno le scommesse e le sentenze. Queste sono cose fuori dal gioco, la scelta di questo. Perché di Fizek si vedrebbe sempre le mani. Certo, chiaro. Sì. Okay. No, è una scelta strategica fuori dal gioco. Perché sto guardando se poteva esserci qualcosa di positivo per scegliere sempre lo stesso, ma no. Okay. No. C'è sempre qualcosa che lo batte. Quindi, Claudio, a te la scelta. Io ho scelto. Ok. Io ho messo un 3 e tu pareggio. Hai messo un 3. Quindi è pareggio. Pareggio è mente contro mente. In una situazione di dominio ottieni ciò che chiedi, quindi il giocatore in questo caso, ma l'avversario ti strappa una promessa. Quindi in questo caso, attenzione, è Fuketsuna che agisce sul diacono di Fizik. Quindi, vai. La mia mano riesce a intrufolarsi e cercando di fare più attenzione a non toccare le altre mani perché visto che non funziona, però cerca di essere trascinata da queste nel mezzo in modo da trovarsi risucchiata all'interno di questo essere di mani che si sta creando. Così da avere innanzitutto percezione di quello che vuole questa creatura, perché entrando a far parte della creatura io posso percepire la mia mano e tutto quello che sa e che fa. Quindi, se la mia mano è parte del diacono, noi cosa vediamo? Potrei sapere. Questo? Voi vedete una mano bianca, evidentemente completamente avulsa rispetto a tutte le altre mani, che sostanzialmente sono tutte uguali, no? Sono mani mozzate, evidentemente mozzate, ma hanno tutte quel colore violaceo un po' putrefatto, mentre la sua, mano dell'albino, è proprio bianca pulita. E quindi ovviamente vedete... Che cosa fa questa mano? Si va a innestare, mentre si compone l'essere formato da tutte le mani, questa mano bianca si va a innestare esattamente dentro. E quindi è nel centro nevralgico... Ma non sta cercando di aprire o strappare? No, si sta cercando... Oh, si installa! Maestro! Si sta riformando! Il mio potere è grande. Resta tu vedi con me. Era con te la mano del maestro, quindi. Tu vedi che... Io faccio un passo indietro. Tu vedi che l'essere formato dalle mani comincia a tossire. Perché senti che c'è una cosa estranea a sé. Una palla dentro. Di pelo. Palla di pelo. E gli do una pacca sulla spalla fortissima. Perfetto. Gli tiri l'ammazzata più potente che puoi e rimbalzi contro lo scudo di cui prima. Cioè, boom. Oh no, le sue stesse difese lo uccideranno. E poi senti che da quest'essere esce imbalsamatore. Dimmi. Tu senti improvvisamente uno strattone da dietro, boom, proprio potentissimo, e tu sei bloccato, cioè non riesci più a fare niente perché senti come dei fili, tipo marionetta Burattino, che ti tirano da dietro, solo che naturalmente quando guardi le tue braccia sono fili da sutura con naturalmente gli aghi tenuti in mano da questo essere che dice cominciamo male. Non direi che è molto divertente questa situazione. Beh, sì, non è male. E quindi tu, che adesso sei arrivato a Golconda, vorresti improvvisamente tornare in quella fogna? No, io sono a Golconda, non mi importa del resto. Bene, e quindi se non vuoi che io in qualsiasi momento arrivi e renda la tua vita uno strazio di carezze, di coccole, di zucchero e di caramelle, quella mano non posso sarà bene io. Che si comporti bene. Non ha fatto nulla. Ho la tua parola. Hai la mia parola che la mia mano si comporterà benissimo. Va bene. Chiederei anche per le altre parti del corpo fossi lei. Io mi giro verso il tizio vestito strano. Tu stai zitto! Fa un giro con la mano e una serie di vermetti. Fruc, ma io stavo per chiedere una cosa! E ti blocca la bocca. Chiedo a lei, alla tizia. Ma Golconda è vicino a Tokyo? Tu vedi uno sguardo un po' perso, presente quello l'unica che può non sapere dove sotto shock,
Sì, lui e lei, tra l'altro, è continuamente avvolta in un tentacolo umidiccio. Sono un adolescente piazzata in mezzo dei mostri con delle robe che arrivano. È un hentai, cioè, praticamente. La punta del tentacolo umidiccio continua a farle tipo delle carezzine. Scusate, scusate tutti voi. Finalmente lui ti guardavo interessato perché sai. Posso, posso fare una domanda? Ti risponde l'essere fatto di mani. Parla, servo. Fizzik servo. Beh, non mi ricordo il cognome, può darsi. Una, due domande. Neanche la domanda si ricorda. Uno, è vicino a Tokyo? Si avvicina l'essere tentacoludo, che in realtà voi vedete è una donna, il tentacolo è una propaggine di un suo braccio, l'altro braccio è normale, e dice: fai pure tutte le domande che vuoi. Ok, grazie. Siamo vicino a Tokyo? Siamo vicini a tutto e lontani da tutto. Oh, perfetto, questo lo capisco, lo diceva sempre anche il maestro. E un'altra cosa... Vero. Come usciamo di qui? Facendo qualcosa per noi. Ok, cosa? Terza domanda. Uccidere un angelo. Mm? No. Farlo a pezzi e portarci la sua carne. Beh, io non faccio più quelle cose. Prima... però. Che gli altri diaconi lo trovino. Ma io non faccio più quelle cose, però. Il maestro mi ha insegnato che se spacchi le ginocchia devi farlo per un motivo. Il motivo è che te ne torni nel tuo dojo a fare tutti gli esercizi per il tuo maestro nell'urna. Ma il maestro mi ha fatto venire qua. Vuole che fa... Ok. A un certo punto vedi due manine. Loro sono i miei di Charlie che applaudono. Loro sono i miei Charlie? Loro saranno tuoi compagni di viaggio. Poi come ve la gestite fra di voi, francamente, non è affar nostro. Ciò che dovete sapere è questo. Però non possono parlare così, sembrano un po' interdetti. È l'imbalsamatore che sta parlando. Come non ha fatto parlare? Ah, no, lui non parlare. Può parlare. Lui non si può muovere. Faccio così con la manina, lui non può parlare. No. Ok, quindi dovete adesso è il momento in cui dovete fare lo spiegone. Vi dovete solo sbrigare, perché fra 13 rintocchi della meridiana svanirete. Ma le meridiane non rintoccano. Morti. Noi la chiamiamo meridiana, ma rintocca. E ti garantisco che i rintocchi li sentirai. Ok, quanti siamo adesso? Uno. E sentite. Bam! Lo faccio così con la mano. E a questo punto parte la colonna sonora dei Cavalieri dello Zodiaco. No, perché voi quando è partito il rintocco sentite un fortissimo dolore alla testa, ma forte veramente. Sì! E comincia a uscirvi sangue dalle orecchie. E non bastava il resto. Non è mio, non è un problema. Quello che riuscite, quello che riuscite a capire dall'esito del rintocco è che il rintocco vi ha fatto partire un organo del vostro corpo. Quindi la corsa è contro il decadimento del vostro corpo. Oh beh. Oh. No, anche per te, sì. Cioè, c'è godimento nel dolore, però senti che puoi fare qualcosa di meno rispetto a prima. Sento male. C'è un'infermiera? Gli tiro uno schiaffo a questa. Così? Salti. Signori? Prego. Salti e gli tiri uno schiaffo, sia chiaro. Se sembra di 16 anni salti. Ah già, sì, no. È vero. Fagli un uppercut con uno schiaffo. No, lo schiaffo uppercut. No, alle palle. Sì, ma... è sempre uppercut. Posso chiederti come fai a tirare uno schiaffo? Cioè, prima ti devi liberare dal tentacolo. Già. No, è caterbabbled. Il suo schiaffo arriva allo stesso. Il potere di cater. Si sente solo un ciak e non si sa da dove è arrivato. Ok. Prova. Lo schiaffo dimensionale. Io non ti posso fermare. Non ho ancora capito la differenza tra le puntate, a parte che io punto. Lui punta allora, una cosa. In questo caso, in questo caso, naturalmente andiamo su morte, perché tu cerchi di fargli male. Sì. Qua okay. I risultati dell'incrocio tra la tua morte, corpo e mani. C'è. Ok, ci sei? Scegli praticamente okay. Non devi tirare. Non devi tirare, devi semplicemente scegliere. Ma è Marco, probabilmente tirerà lo stesso. Beh, oddio, puoi anche tirare. Ok, perfetto.
Prego, no, signori. 6-6, un altro pareggio. Tu e il tuo avversario ricevete una condizione. Le condizioni cosa sono? Sono i punti ferita. Tendenzialmente voi ne avete 3. Quindi tu hai tirato il ceffone ed è anche arrivato a buon fine. La tua mano però... Se ne ha risentito. Sì, ne ha risentito. Oh, sento altro male. Allora, la condizione per Roberto è che per un paio di turni è fortemente stordito e vanno scritte le condizioni. Quella di Matteo invece è che per un paio di turni, quindi rintocchi, per un paio di rintocchi, quella mano è difficile che tu la possa usare per fare esercizi di fino. Oh, grazie. Fa più male a destra. Ma maestro, vieni qua. Ah, io comunque sono ancora a bordo dal tentacolo. Io cerco di dare il maestro. Non quindi. Abbiamo... Infatti... La donna dice: oh, che potere singolare. Oh, aspetta, forse provo così a liberarti. Tiro fuori il sacchettino con la cenere del maestro, perché io ho della polvere rossa. Ok. Che miseria. Metto la mano dentro, me la spalmo in faccia sul petto tipo Kratos. Sì, oh, signore. Oh, maestro, dammi la forza! E cerco di strappare i fili a lui. Cerchi di strappare i fili a lui? Sì. Urca. Per liberarlo. Dai. Prova. Io nel frattempo, mentre lui fa questo, lo fisso negli occhi per sentire tutto il dolore che proverà in questa prova. Però è un cuore semplice. Allora, questa naturalmente è sempre, questa secondo me è pericolo, perché stai cercando sostanzialmente di disinnescare una sorta di trappola. Vado. Vai. 5. Contro 6, ah, 5, scusa, 5 contro 6 è un altro, un altro pareggio. Quindi pericolo, eviti il pericolo, ma l'ego crea, ecco, un'informazione a tuo svantaggio. Perfetto, quindi le informazioni sono cose che possono essere usate nel corso del gioco a tuo detrimento. Quindi tu, con tutta la forza che hai, riesci a strappare i fili da sutura, per cui sostanzialmente liberi e ottieni il... Ok, sei riuscito a liberarlo. Contemporaneamente però quello che hai visto mentre i fili da sutura si strappavano, cioè la sua schiena si apre completamente. Oops. Come se fosse un tappeto, no? Sì, per lui. Quello che tu hai visto non rientra nel tuo sistema di pensiero, cioè è molto lontano da te il fatto che una persona, dopo che gli è scoperchiato la schiena, possa rimanere lì. E lei di solito si tengono il ginocchio, quindi. Esatto, appunto. Ah, è quello, capito. No? E quindi questa cosa tendenzialmente per te è sconvolgente. E cominci, quando vedi situazioni di questo genere, cioè fuori dal tuo sistema di pensiero, cominci un dialogo interiore tra te e il tuo maestro. Non è molto per cercare profondo di spiegartela. No, oh, certo, e perdi tempo sostanzialmente. Quindi la tua capacità di reagire e di quindi la tua iniziativa si abbassa. Strano. Quindi, maestro, qua adesso devo usare il colpo del fiore. Esatto, di Otto, esattamente. Comincia a ripassare il manuale e dice: ok. Lasciami andare, non voglio bene. Più questo tentacolo. Attimo. È viscido. Allora, a un certo punto vedi che. Infermiera. Aspetta. Le mani. Basta con questa infermiera. Coraggio, coraggio. Direi che abbiamo giocato abbastanza. Avete tutte le informazioni che vi servono. Andate nella città, andate nella direzione del bagliore, trovate l'angelo, ce lo portate e noi penseremo al resto. Andate. Lo portiamo qui. Imbalsamatore, c'è quello che vuole parlare. Lo portiamo qui? Sì. Ok. Possibilmente vivo, perché difficile. L'angelo vivo è più buono. Però potrebbe essere difficile. Beh, vivo non è detto che sia anche intero. Vedi questo essere che teneva le suture su di lui, che in realtà è come fosse un monatto. Quelli che portavano gli appestati. Sì, sì. Solo che il problema è che mezza faccia è fusa nella maschera. L'altra metà invece la maschera si apre e c'è una roba orribile con un occhio. E com'è? Che si sposta per il volto. Peggio. Si avvicina, me lo ricordo. È come se l'insieme dei vermi che ti coprono la bocca fosse un cerotto di quelli, no, che mettono dopo le operazioni, lo strappa velocemente creandoti dolore, perché ti strappa anche tutta la pelle intorno alla bocca e ti fa la bocca tipo a clown, ma è a clown perché non c'è più pelle intorno alle tue labbra. Fantastico. Quindi senti quel dolore, ti dice: dicci cosa hai di così importante da dire. Avete già risposto, possiamo andare. Bene,
E allora che fastidio ti davano i miei vermi? Nessuno, non gli ho chiesto di televarli. Io allora mi dovevo sposare. Va bene, va bene. Tu senti che mentre piangi la cima del tentacolino ti asciuga ti asciuga le lacrime. Grazie. Esatto. Tranquilla, lei ti rispalma il moccio sulla faccia e poi si ritira. E il tentacolo ridiventa un braccio normale. I personaggi che avete visto si ritirano, mani comprese, la tua mano resta naturalmente nel diacono, si spalmano contro il muro. Voi capite bene una cosa, che il livello di potere che loro hanno, e tu Claudio Fuketsuna lo capisce perfettamente perché è dentro, è tale per cui vi hanno lasciato fare quello che volevate. Se avessero voluto piegarvi a portafoglio, farvi come se fosse un aereo di carte e lanciarvi, avrebbero potuto farlo. Quindi sono molto più interessati al fatto che voi andiate verso l'angelo che altro. Ok. Bello, invece sono capito nulla di tutto ciò. Ok, perfetto. Quindi loro vanno verso le pareti, si fondono con le pareti, spariscono. Le pareti si aprono come se fosse un bersaglio, quindi e il centro della stanza parte una fontana, la fontana zampilla bile. Okay. Prima cosa che mi viene istintiva da fare è guardare se in cielo c'è il sole. Non c'è niente in cielo. Il cielo è una distesa color bordeaux con delle variazioni di colore tipo aurora boreale, che però sono sul bianco. Quindi non ci sono punti di riferimento tipo stelle, pianeti, nulla di nulla. C'è solo questo continuo... E naturalmente vedete, osservando il cielo, che c'è proprio questo pinnacolo color luce, completamente bianco, fortissimo, che punta diretto da un quartiere della città. Abbiamo anche già un indizio su dove andare. Beh, dove c'è... bello il cielo. Mi sembra una bella direzione. Andiamo? Oh, piacere. Io sono Fizik. Maestro Fizik. Il mio nome è Fuketsuna. Maestro Fuketsuna. Maestro Fuketsuna. Steven. Piacere. Una mano. Non mi toccare, mostro! Comunque sono Cater. Ok. Signore, mi scusi, ho visto che ha un fazzoletto da taschino. Mi può... Grazie. E mi pulisco il mocio. Te lo può tenere. Grazie. Quindi non ho capito, mi potete spiegare? Noi adesso andiamo verso la luce e picchiamo Angelo. E picchiamo l'angelo. Ah, sì, ci sta. Ah, l'angelo. Esatto. Tipo quelli con le ali. Pensavo tipo quelli fosse con il suo nome. Ali. Forse è anche il suo nome. Ma non sono buoni di solito. No, dipende, i celestiali sono delle grasse. Beh, sono buoni, li vogliono mangiare. Esatto. Non per niente sono il secondo allievo della grande scuola del Tonic. Mi scusi, signore, lei com'è che si chiama? Steven, l'ha detto prima. Steven? Mm-hmm. Siamo sicuri di... Vabbè, niente. Andiamo! Questo è veramente il paradiso comunque. Beh, ci sono niente gli angeli. Sole, sofferenza. Perché il sole Golconda è veramente ciò che ho sempre sperato che fosse. Perché il sole è sotto. Se bene. Siamo in paradiso. Ottimo. E inizio ad andare per i vicoli. Dovrebbe esserci il maestro però qua in paradiso. Se vedete un vecchio, è strano forte lei. Un vecchio vestito con una specie di accappatoio però molto sottile, con tipo tutti dei disegni strani e la barba, ditemelo. È sicuramente qui. Io mi allontano nei vicoli. Io prego. C'è una città. Cammino pregando. Sì, c'è quello che vi sembra essere un quartiere, quindi delle che case. Tipo di palazzi? Allora, diciamo che i palazzi sono abbastanza particolari, perché non hanno uno stile architettonico riconoscibile. Vedete, ci sono dei muri, ogni tanto ci sono delle finestre. La cosa che vi impressiona di più è che vi girate, vedete una sorta di palazzo, di struttura che ha una determinata altezza, poi vi distraete, vedete qualcos'altro, vi rigirate verso quella struttura ed è cambiata. A me non fa tanta impressione perché mi ricorda qualcosa. La cittadella nera. A un certo punto cominciate a sentire
E vedete, sono i rintocchi, sono quattro. Vedete in lontananza una forma che si avvicina a un bastone enormemente più alto rispetto a lei. E continua. Mi ricordo la carta dell'eremita. Beh, non ci servono indicazioni, giusto? Dobbiamo andare dove c'è la luce. Sì. Aspetta. Sapere qualche cosa in più fa sempre comodo. Vero. Mi avvicino a questa figura che si sta avvicinando. È una vecchia con un grosso bastone, mani nodose strette al bastone. Ha tutte e due le mani strette al bastone, quindi senza il bastone è impossibile che cammini. E sta camminando, sta attraversando la strada venendo verso di voi, no? Voi siete dall'altra parte di una strada abbastanza grande. Di fianco a voi c'è quello che vi sembra essere un palo a cui una volta probabilmente era attaccata un'insegna che indicava qualcosa. La vecchia a un certo punto arriva, quando è verso di voi comincia a camminare sul palo, cioè comincia ad andare in verticale. Sempre lentissima? Sì, sì, sempre con il suo passo. Maestro? Fra un po' è un maestro anche quella vecchia per te. No, è quello che ha chiesto. Mi perdoni, nobile signora. Nessuno mi chiamava così da un sacco di tempo. Oh, è una donna. Lei è un abitante del posto? Oh, io sono qui da molto tempo. Forse prima ancora dei 300 anni, quindi di quando la città è caduta. Ma questo non lo dico ad alta voce, perché sennò qualcuno mi potrebbe mangiare. Ma l'ha appena detto. Saggia scelta, signora. Ottima idea. E mi dica, quella luce celestiale laggiù in fondo. L'angelo. Voglio esserne sicuro. È possibile. Una volta se ne vedevano tante di quelle luci celestiali. Però, se volete davvero trovare... Lei è ancora in orizzontale. Sì, è così. È esattamente in orizzontale. Infatti è arrivata circa all'altezza della tua testa, grazie alla posizione ortogonale, no? Se volete andare a trovare l'angelo, dovete prima cercare qualcosa che vi aiuti a parlare con lui, perché quando gli angeli aprono la bocca, vi scoppia la testa. Oh, questo l'avevo sentito. Ma sta già scoppiando. Il ruggito del leone è una mossa che il maestro conosceva. E che cosa potrebbe aiutarci a sentire la voce di un angelo? Oh, che io mi ricordi, ci sono riusciti in due. Uno si chiamava Herman qualcosa, ma poi è stato mangiato dal suo vicino di casa. Lo vedo dura che parli. Che però è impazzito dopo. E quindi... e poi è morto. E quindi non lo sa più nessuno. No, c'è quell'altro che c'è riuscito. Si chiama... Herman, l'ha già detto. No, Herman è uno. E il vicino? Tu mi ricordi mio nipote. Ok. L'altro che è riuscito a sentire la voce dell'angelo sarà una grande maestra della scuola della gru, ma non ci sta molto con la testa. Lascia parlare la gentile donzella. Oh, che carino. Nessuno mi chiamava più donzella da almeno 257 anni. Carino non è proprio la definizione che userei, ma... Ma come siete cinico? Quella è la definizione realista che userei. Veramente morto dentro. Parla lui. Si chiamava Liam. Liam. Sì. E si riconosceva perché era guercio da un occhio. Ah, okay. Amico tuo. Lui aveva inventato una cosa fatta con un metallo speciale ricavato dall'armatura di un angelo che, se messo sulle orecchie, permetteva di proteggere dalla voce degli angeli. La voce degli angeli è l'unico potere che i diaconi non sanno contrastare. È per questo che non ci vanno mai loro a uccidere gli angeli. Tipo dei tappi di metallo. Esattamente, mio caro allievo, esattamente. Maestro. Quello che è. Beh, signora, il suo aiuto è stato, direi, indispensabile. Dove si sta recando? Oh, qui su. Questa è casa mia. Bella. E vedete che sale
si mette a testa in giù, appesa al palo dell'insegna. Quello che vi capita, quello che voi vedete adesso è che un animale di forma indecifrabile passa sotto il palo vicino a voi. Lei apre la bocca, la sua bocca si spalanca in maniera incredibile, pum, si chiude sull'animale, lo mastica. Oh, carina la signora. La tecnica del pipistrello unita a quella del ragno che cala la tela. È una cosa simile, nipote mio. Sì, ragno. Grazie, nonna. Dovrei... Sentite questo sibilo e poi lei si mette a dormire. Sarebbe interessante avere quella faccia. Ma sto divagando. Abbiamo cose più importanti. Beh, per ora è passato solo un tocco, quindi magari ne abbiamo ancora un sacco. Vuoi restare qui a lungo? A me va bene. No. Oh, vai, madre di tutti noi, no. Proteggici. Guarda. Io credo... Ok. Fa male, fa male. Evitiamo di chiamare le madri. Madre? Oh, madre! Forse è meglio che andiamo, ma come facciamo col ruggito del leone? Adesso andremo a cercare questo Liam. Voi sapete dove è. E come cazzo lo troviamo? Alla vecchia è ancora lì, chiediamola a lei. Oh, parla come Charlie. Eh? Chi? Tu. Eh? Chi è Charlie? Basta! Sei una bambina volgare. Parla tu, troll. Se vuoi chiedere alla signora, sei libero di farlo. Io credo che andrò intanto verso quella orribile, schifosa luce. Mi sembra una buona idea. Io vado con l'orribile, schifoso coso in questo momento. Quella... Cara vecchietta, non fa per me. Io mi avvicino a Cater. Mi sono andato la testa. Ah, scusate, di voi chi... Voi due avevate fatto una condizione. Erano tutti pareggi. Sì, tutti, okay, pareggi. Tutti pareggi. Tutti pareggi. No, perché quando scusate, così, quando si vince invece una scommessa, una sentenza, si prende essenza. Che se si facesse una campagna con più sessioni, sarebbero i punti esperienza, con cui poi naturalmente poter migliorare il proprio personaggio. Quindi, nel caso nostro. L'essenza io pensavo di usarla a House Rule con la possibilità di cambiare l'esito di un dado in un momento della... Non è un House Rule. No, sì, lo so che si può, che è si previsto può, è previsto, però pensavo di usarla tutta per fare cose di questo tipo. Mi sono avvicinato a Cater, le do un consiglio: non usi quelle parole con la gente, troll, schifo, perché poi se la devono aiutare se ne pente. E non sei un troll, scusa? No. Cosa sei? Sono Fizzy. No. Signora, dorme ancora? La disturbo? Non me la prenderei con i disabili. Dimmi, caro. Questo Liam... Stavo digerendo e questo coso era un po' indigesto. Vabbè, un po' di conversazione aiuta. Aiuta a digerire, sa? Non consigliarle un amaro, perché guarda il tono. No, intanto ho avuto un flash di Matteo. Cosa vuoi sapere? Questo Liam dove si trova? Vedi che lei cala una delle sue mani nodose sulla tua testa, ti alza, ti gira in una direzione e ti molla improvvisamente facendoti cadere. Gentilissima, è una vecchietta adorabile. E senti che lei fa proprio fa schioccare le fauci, si richiude e si riaddormenta. Possiamo camminare di là. Ottimo, fai strada. Vado avanti. Ah, ma tu sei solo pazzo? Cosa ho appena detto? Non gli insulti, che poi possono essere utili le persone come amici. Quello che lo chiedo infatti è: sei solo pazzo, quindi sei una persona, o ma sei anche solo pregare e chiedere? Perché la pensi in maniera diversa dagli altri, oppure è più folle il folle che ride quando soffre o chi chiede all'altro se è folle? La prima, dalle mie parti la prima. Allora sono folle. Non ok! Infatti mi piace. Che bello! Ah, mamma. Dimmi, hai sofferto molto durante il rintocco? Non troppo.
Sto soffrendo dentro, ma per altre cose. Andiamo. Andiamo nella direzione che ci ha indicato la vecchia a sto punto. Ok. Allora, vi incamminate. La città, mano a mano che la percorrete, finché eravate fermi in un quartiere, quella cosa non era tanto visibile, cioè ve ne eravate accorti. Percorrendola tutta, voi vedete proprio che è come se respirasse. Si alza, si abbassa, le strutture si muovono. Minchia. Le persone si muovono all'interno della città. A un certo punto, andando nella direzione che vi è stata indicata, vi trovate in un vicolo cieco. E su questo vicolo sono appese delle campanelle. Come quelle, tanto per capirci, che nell'Ottocento in Inghilterra utilizzavano i nobili per chiamare la servitù. Cioè loro tiravano una corda e c'era una campanellina attaccata a un braccio basculante che suonava. Ce ne sono almeno 20. Mm. Tin, tin, tin. No! Mm. Tendenzialmente le hai toccate talmente piano che l'avete sentito solo voi, il rumore. Ma queste in genere si tirano e qualcuno risponde. Che facciamo? Prego. Devo tirare? Tira, è più alto. Ok, poggio una mano e stampo. Non so dire. Ma lui proprio... Si sente. Poggio una mano e strappo con violenza. E poi dalla mano inizia a alzare la mano così. Con il corazzo. Ok. Benissimo. Voi a un certo punto sentite... Passi leggermente pesanti. Passi pesanti. Arriva un grosso uomo che ha una sorta di parannanza davanti, quindi un grembiulone intriso di schifezza, no? Quindi quasi nero. Che dice: siete il pasto o quelli che portano il pasto? Quelli che vengono a prendere il pasto. Sono arrivato. Non serve più suonare. Ah, ok. E cerco di rimetterle a posto, poggiandole sul muro, lasciandole cadere per terra. Si rigira verso di voi. Siete il pasto o quelli che portano il pasto? Né l'uno né l'altro. E quindi cosa siete? Siamo quelli che cercano Liam. Non l'ho mai sentito, Liam. Sicuro? Mi sembra che tu abbia aspettato un istante a rispondere. Cerca meglio nei tuoi ricordi, forse non ti ricordi bene come si chiamava, ma potremmo avere qualche cosa per te nel caso tu te ne ricordassi. Lui si blocca su questa frase di Fuketsu, no? Tira fuori un coltello da macellaio e comincia a grattarsi il cervello da dentro, infilandoselo nell'orecchio. Esce sangue? No. Poi lo tira fuori. Amico tuo? Vedete che guarda verso l'alto? Siete il pasto o siete i portatori del pasto? Posso? Prego. Io non mi oppongo. ti proteggo io. Stavo per dirti, giovane uomo, accompagnami, vedi un po' da come vuoi. Ora è un uomo quando ti fa comodo. Ottimo. No, perché ascolta le lezioni del maestro. Con la mano buona. Sì. Questo qua è grande e grosso più di Fizzy. No, è più o meno grosso come lui. Solo che è evidentemente deforme, cioè nel senso non ha la proporzione che ha lui. Diversamente costruito. È diversamente costruito. È uscito da Kane il guerriero, insomma. No, neanche, è uscito più da Frankenstein, okay. Cioè è una composizione di pezzi e si vede che è stato creato artificialmente. Chiedigli se è lui il guardia di porta. Ho visto col sto per girare la mano nell'altra direzione. Comunque, bene, chiediglielo tu intanto. Volevi parlarci tu? Non ci voglio mica parlare. Cosa vuoi fare? Lascia fare la ragazza, mi sembra che sia un'ottima occasione. O i portatori del pasto. Dimmi che c'ho ancora il coltello in mano e stai vicino alla testa. No, il coltello ce l'ha in mano, non è più vicino alla testa, perché lui è andato prima in crash di sistema, si è grattato con il coltello ed è tornato. Provo a farlo tornare a farlo uscire dal lupo con una cinquina.
Ok, il cervello. Uno schiacciacicco sul cervello aperto. Prego. Riavvia il cervello. E ritorniamo su morte, esatto, per la gioia di tutti. Pronto? Vai. 2 contro 6. No, oh, finalmente uno scontro. Io sono PNG e sono il cuore. Tu sei sentenze. Tu sei le mani, quindi vinco io. Aspetta. No, scusa. No, vinco io. Vinci tu. Infliggi una condizione e scopri un'informazione sul tuo avversario. Come fai? Dov'è che l'hai visto che ha vinto lui? PG era colonna verticale. PG. Quindi okay, vince lui. Quindi PNG era cuore. PNG era cuore, lui mani, le mani, quindi vince vittoria. Vittoria. Okay. Quindi vince Manto. Infliggi una condizione e scopri un'informazione sul tuo avversario o l'ambiente in cui ti trovi. Qui lascio scegliere a te cosa vuoi. La condizione che gli infliggi è che ovviamente, naturalmente, gli tiri e alcuni punti delle suture che gli tenevano il collo attaccato al corpo si aprono, per cui adesso lui ha la testa in orizzontale. Ouch. E naturalmente è completamente scoordinato, nel senso che non è più in grado di articolare, perché... Però il loop in cui era entrato, da quelle con la botta e le connessioni spostate, fanno accedere al banco di memoria contenente le informazioni sugli Yam. Ok, o no, su chi sul mio avversario, cioè su lui, puoi avere le informazioni o sull'ambiente in cui ti trovi? Sull'ambiente. Vai. Non voglio dire niente, vai. Anche perché hai fatto un... Dai. Quindi su cosa vuoi avere le informazioni? Su di lui? No, aspetta. Fermo. Le informazioni posso farle passare a qualcun altro con un... L'ho resettato! Riprova! Va bene. Ti ha passato la palla. Sei il pasto, sei colui che porta il pasto. No, adesso me ne fate una! Ok, questo è geniale. Direi informazioni sull'ambiente, perché se la vecchia ci ha mandato in questo vicolo per trovare Liam e questo non è Liam, Liam è qua, quindi ci sta guardando in questo momento da qualche parte. Bravo. O c'è qualche indizio su dove cazzo è questo Liam. Ok, allora l'ambiente in cui siete sostanzialmente è un mattatoio. Qui i cittadini comuni che manifestano poteri di qualsiasi natura, che possano essere quindi mangiati per acquisire potere attraverso il divorare, vengono portati. Lui è il macellaio, cioè colui che si occupa di ucciderli a sangue freddo. Le campanelle erano uno specchietto, ok? Cioè la gente si incuriosisce sulle campanelle, lui suona le campanelle, il macellaio arriva e li uccide da dietro senza neanche fargli la domanda. Quello che è il motivo per cui l'avesse messo in crisi, lui è una sorta di autonoma di carne, è per il fatto che voi le campanelle le avete strappate, e quindi lui in quel momento non ha più saputo distinguere se eravate qualcuno che portava qualcun altro da mangiare nel gruppo o se invece eravate voi il pasto, cioè lui doveva uccidervi e quindi si è bloccato. Che culo. Chi lo comanda è qualcuno dall'altra parte del muro delle campanelle, che non è un vero muro, no? E che probabilmente ha a che fare con Liam. Però non è Liam. Questo lo sa lui. Questo lo sa, questo qui lo scopri, perché nel momento in cui disarticoli la testa di questo, il rito si blocca, le campanelle spariscono, il muro sparisce e vedete roba dall'altra parte. Una sorta di, possiamo chiamarlo, locale notturno, se così si può dire, ma in realtà vedete che è un ritrovo di persone, no? Alcune si stanno cibando di altre persone che sono sdraiate sui tavoli a mo' di arrosti, però naturalmente non cucinate, e le stanno direttamente mangiando. Quello che vedete è che mentre le mangiano si illuminano di una luce simile a quella che emette l'angelo. Ale! Devo controllare una cosa di Fuchetti. Scatta il manuale di vampiri, quindi... Andiamo alla grande. Crossover. E notate evidentemente che la sala è strutturata in maniera gerarchica, per cui c'è sicuramente qualcuno che sta sovrintendendo al banchetto e che probabilmente era il padrone dell'essere che avete appena incontrato. Che facciamo? Io dopo lo schiaffo, visto che cala, si vede l'ambiente dietro, vedo la scena del cannibalismo, vado in stato catatonico. Così?
Che facciamo? Benissimo, per cui la scena, per tutti quelli che ci ascoltano e non vedono, è Carter in fissa, con di fronte questo qua, con la testa reclinata su una spalla, perché ormai c'è la linea orizzontale, in fissa a sua volta, uno di fronte all'altro. Beh, lui è considerabile a questo punto un cadavere ambulante. Sì, lo è a tutti gli effetti. No. Ottimo, perfetto. No, cosa vuoi fare? Che facciamo? Beh, andiamo gentilmente a chiedere a qualcuno di questi signori dove si trova Liam, evidentemente. E prendo un piccolo coltellino che tengo giusto per fare del male alla gente, mm-hmm, e taglio un pezzettino di pelle del del cadavere. Da dove? Dal braccio. Ok. Ingoiandolo, e la mia pelle si inizia a gonfiare come quella di un morto annegato, affogato, che si è riempito d'acqua. Quindi divento super robusto e entro tutto baldanzoso dentro al locale. Maestro, una tecnica di petto gonfio. Io prima di seguire, però, cerco di rimettere di appoggiargli la testa a posto al tizio. Io con uno spillo la rimuovo dallo stato catatonico. Lei, no, volano schiaffi veri. Sì, prima matto era lui. Fizzico, ogni volta che muove le mani salva qualcuno. Appena salvato da una zanzara. Grazie. Allora, vado in ordine, dopo Manto ci dice cosa fa dopo la spillata. Quando Fizzik rimette la testa a posto, lui rimette le mani sui fianchi. Siete il pasto o i portatori del pasto? E continua questa cosa. Quindi voi vi trovate in questa situazione surreale dove c'è sto manichino di carne che continua a dire siete il pasto o il portatore del pasto. E lo lasciamo lì. Io sveglio un attimo la ragazza e vado dentro un fucchezzone. E io seguo. Però mi rendo conto che la ragazza è rimasta dietro. Questo ce lo dice lei dopo la spillonata. Dopo la spillonata mi riattivo, ma reset e riparto con lo schiaffo sulla l'omino di carne. Ah, vabbè. Era quello lo sbam. Vabbè, la testa si rireclina da una parte. Dio, che schifo, che mondo di merda che è questo! Poi no. Tiro fuori un fazzolettino. Si dice che non ti piace. Pulisco la spilla di sangue sul fazzolettino e rintasco il fazzolettino. Aiuto! E tu andiamo. Seguiamo il maestro. Okay. Andiamo, ma... Ah, facciamo in fretta, voglio tornare a casa! Vai avanti, io copro le spalle. Beh, sì, sei abbastanza grosso. Andiamo, allora... Quando vanno tutti avanti... E da quando è che sono diventato così gonfio? È una tecnica del rinforzamento da della poco, natro. Ti eri un po' persa. Ho pensato andiamo. Vai, adesso abbiamo tecnica. Big Jim. E... Non conoscono la tecnica del rinforzamento dell'aratro. Ma perché? Livelli. Questa è più la tecnica dell'inferno degli appesi a testa in giù. Beh, ognuno la chiama in un modo diverso, ma sono sempre le stesse. Andiamo e le do il braccio. E gli metto la testa apposta. Perché c'ho un momento, guarda. Quindi abbiamo due che si accompagnano amabilmente verso il ristorante. Esatto. Guarda il corpo. E il nobile di Golconda. Perfetto, quindi l'anfitrione. Bene, siete dentro. Che fate? Cerco quello che sembra essere il più mafioso del locale. Ok, è seduto allegramente su un trono. Questo trono è fatto di canne di bambù, tutte intrecciate tra di loro, e gli passano attraverso il corpo. Cioè lui è seduto e le canne arrivano da tante direzioni attraverso il suo corpo. Lui è come se fosse impalato sul trono, ma come lo vedete si muove naturalmente. La cosa che vi lascia particolarmente perplessi e vi preoccupa un po' è che sostanzialmente è come se le persone si muovessero e potessero fare cose solo che lui gli consente di fare. C'è una sorta di cappa estremamente oppressiva all'interno di questo luogo. Sentite come se, se ci fosse un aumento della pressione atmosferica. Minchia. Per fortuna mi sono pompato. Vado verso questa... Mentre passavo ci dico un fakiro. Ok. Mangia le canne di bambù. Oh! Un servo dell'imbalsamatore. A che cosa devo questa visita? Questa visita è dovuta al fatto che stiamo cercando una persona. Tanti qui cercano una persona. Immagino. E immagino che voi conosciate tutti qua dentro.
Abbastanza. Ma di solito chi cerca una persona è per mangiarla. Voi volete mangiare? Siete il pasto o portate il pasto? Non sei tu che devi chiederlo. Mi costerà un sacco il vostro precedente atto. Quindi sistemata la testa. In realtà qualcuno ma io l'ho ma lui via. Dopo gli ha ritirato un altro ceffone. Ma io ti ho detto che passavo per ultimo per il sistema. Ah, ok. Non sarà più come prima. Mi toccherà. Oh, mi spiace, quanto le devo. Per ora ancora nulla, Fizzik. Non era la domanda giusta da fare. Prima vediamo che cosa quest'uomo può fare per noi. Ma almeno chi cazzo è? Sto diventando sempre più sboccata. È importante? È importante ciò che può fare per noi. Deee! Quindi non sono più stordito? No. Chi aveva le condizioni sui due rintocchi perde la condizione, quindi il manto recuperi la tua mano. Non è che erano i rintocchi? Sotto si c'era sotto l'altra. Questo è il terzo. Questo è il terzo. Come... Sì, Fuketsuna si sta godendo Golconda come fosse un viaggio ai tropici. Non è mai Golconda stato meglio. Golconda, arrivo! Lui ha sofferto al rintocco? No. Peccato. Però quello che vedete è che lui vi dice: ah, abbiamo poco tempo. Questo mi mette in una posizione di forza dal punto di vista negoziale. Altri 12 rintocchi. Un po' meno, credo. Non ha importanza adesso quanti rintocchi ci mancano, perché noi abbiamo dalla nostra. Fizzik. È il mio nome. Lei non ha idea di quale disastro potrebbe giungere su questo posto nel caso noi liberassimo il suo spirito. Quindi, da pari a pari, a noi serve solo sapere dove si trova Liam. E ce ne andremo per sempre da questo posto. Anche se io potrei tornare a pagare in futuro. Liam è mio. Ottimo. Quindi... non ci servono solo informazioni. Quindi l'abbiamo trovato. Non vogliamo mangiarlo. Ma lui è mio. Ma ci servono solo informazioni, non vogliamo mangiarlo. Saresti un ottimo manichino di carne. Ma lo diceva sempre il maestro prima di insegnarmi le tecniche segrete. Sì. Vero? Devo dire che sei arguto. No, faccio. Potresti essere anche interessante. Preferisco tagliarlo la carne. Ah, mi piacciono tagliare. Gli uomini. Sta attento. Quindi ci servono le informazioni da Liam. Quindi ci serve Liam. Quindi cerchiamo di capire che cosa possiamo fare l'uno per l'altro prima di strapparci la giugulare a vicenda. Ed è un punto debole. Oh, è bellicoso il vostro compagno. No, di bello no, c'è no, niente, no. Guarda. Sto assolutamente dicendo solo quali sono i fatti. Sì, quando fa così vuol dire che sta per diventare matto. Non so cosa ci sia da ridere, ma la giugulare è un posto che colpisci solo se vuoi uccidere. Vedete che lui spalanca gli occhi, proprio gli spalanca improvvisamente, e un altro lui compare di fianco a lui. Sempre seduto sul trono spillato? Sì, sì, uguale. Pam. Ok. Dobbiamo ripetere tutto? No. Adesso chiederemo di nuovo però gentilmente di avere Liam. Per piacere, potete farci parlare con Liam? Prima che questo posto diventi solo una discarica in cui gli altri verranno a mangiare il cadavere di qualcuno. Mi sembra una minaccia, credo. Che cosa mi offrite in cambio di Liam? Liam è prezioso. Prezioso quanto gli occhi all'interno di un diacono. Non credo. Dipende da che diacono, di che diacono stiamo parlando. Non ho idea, è fatto di mani. Ah! Oh. Sì, quello. Interessante. Interessante. Bravo, Fitz. Davvero interessante. Cos'è un diavolo? Non te ne devi preoccupare, Fizzik. Tu preoccupati soltanto di essere grande e grosso.
Grande. Non è una preoccupazione, è così. È anche un maestro. È pieno di carne. Bene, facciamo così. Sono molto dilettato dal vostro comportamento. Chi mi sfida mi piace. Quindi quattro voi, quattro miei campioni, e chi perde viene mangiato. Ok. A che giornata? Oppure morte! Scelgo lancio del peso. Abbassa le mani e in quel momento la pressione aumenta come se qualcosa vi stesse schiacciando, ma... Fate conto, un pilastro di cemento armato con peso. Vabbè, leggero. Quindi, combattiamo? E chi ha detto di no? Dobbiamo scegliere cosa? Bene. Lui fa un gesto con la mano, entrano quattro manichini di carne identici a quello. Siete il pasto o il portatore del pasto? Io cerco di contenere un sorriso da folle. Ok, signori, dove sono? Lo stavano tanto e adesso le vuole sprecare addirittura quattro. Mentre voi vi preparate, dobbiamo farle a pezzi per l'attenzone. Non potevamo scegliere. Lui si alza. Disciplina. Meglio così. Lui si alza, l'altro lui rimane seduto. Lui si alza e vedete che si stacca pezzi di carne e li dà da mangiare ai manichini. Ah, quindi c'è il pasto. Non ti dice nulla. Perché avrebbe ragione. Fa un mezzo sorriso al... Sì, no, ci sta. Fa un mezzo sorriso all'esclamazione di Fizzik e poi si rimette a sedere sul trono. Quindi dobbiamo picchiarci a mani? Sì. Si possono usare le tecniche segrete? Tutto. Anzi, perfetto, il parto di cazzotto su uno dei tizi. Ok, vai al grido di colpo che piega il ciliegio d'estate. Ale, ok, qui c'è anche la tecnica segreta. Perfetto. E anche al grido di non sono l'ultimo in iniziativa perché non c'è l'iniziativa. Esatto, sono una donna. È il gioco per Roberto. Cerco di fare le cose di sorpresa. Vai, fatto. Ma la parte bella è che qui non c'è fisico, ovviamente va di mani. Cazzo, okay. Sconfitta. Quindi tu 4, io mani, sconfitta. Ok, ricevo una condizione. Ricevi una condizione, ma non c'è il vantaggio qua per quanto caso di sorpresa. No, è proprio spendere... che io guardavo. Però puoi spendere senza. Puoi spendere senza per cambiare il tuo dado se vuoi. E beh, dopo che ho visto il tuo, ne hai uno. Ah, sì? La creazione ne hai sì, uno. Sì. Okay. Perché dice a Robè di spendere una cosa di cui ne è uno? Puoi cambiare il no, dado? No, per adesso no, se la tiene. Voglio vedere. Ok, allora succede. Ricevi una condizione. E guadagni una e guadagni uno di essenza. Quindi 6 a 2. Mi date una gomma? Tieni. Togliti la condizione che avevi prima. Ok. Allora, naturalmente è morte. Ricevi una condizione e guadagni un'essenza. Tu applichi la tua tecnica, tutto sì, che bene. È un pugno normalissimo. Esatto, è un pugno normalissimo, però va completamente a segno, no? All'interno, dritto sullo sterno. Ma il ciliegio non si piega? Esatto, il problema fondamentale no, il ciliegio si piega, solo che torna indietro. Ok? Devi usare i calci di Okuto. Tu hai un hai il contraccolpo sulla spalla e il dolore che senti, no? È sulla spalla, per cui da questo momento Su quella spalla sei penalizzato. Ok, quindi spalla slogata. Esatto. Perché il rinculo è stato okay. Esagerato rispetto al. Quindi, naturalmente, hai un altro arto superiore e due arti inferiori per menare. Vabbè, ma io sono un maestro di arti marziali, quindi li uso tutti. Hai anche la testa, volendo. Prego. Io aspetto che tutti gli altri abbiano fatto qualcosa perché nel frattempo fisso, ridendo da folle, il tizio sul trono. Ok. Ah, sono quattro in contemporanea? No, oh, quattro in contemporanea. Sto pensando. Steven. Prendo il fazzolettino che avevo preso prima. Mm-hmm. Me lo passo sulle labbra. Mm-hmm. Aiuto. E mi giro verso Cater. Mm-hmm. E gli faccio. Lui mette un ceffone. Ammaliamento. Ah! Quindi Cater ne affronta due? Sì. Minchia. Cater. Cater, sei stata fregata da Steven. Steven te l'ha messo in due culo, detta proprio. Credo che l'avrei sentito.
E infatti adesso lo non è detto. Dipende da Steven. Dipende da Steven. Steven parla, ma non sappiamo nulla. Cater congiunge le mani. Ne hai di fronte due. Ma gli incantesimi funzionano diretti? E questo è un tuo punto di forza. Invoca il potere del respiro. Soprattutto perché l'avversario non è un avversario ma un tuo compagno. Quindi vai. Proprio per far la merda sto potere. Sì, no, infatti. Invoca il respiro e si illumina. Attenzione. E mi serve un attimo un suggestion, perché è quello che stavo chiedendo prima a Rob. Non mi ricordo più che cazzo facevano i paladini del blocco di Cater per difendersi. Menavano e basta. I paladini non bloccano. Non bloccano la sega? Si proteggono e menano. Va bene, ok. Invoco la luce. I tuoi in particolare si proteggevano menando. Menando, giusto? Mi serve l'attacco. La luce da me va alle mani, che okay. Sono tutte e due sane. Aiuto. Ti ho detto, ce ne due da tirare uno schiaffo, hai due mani. E sono i miei schiaffi di giustezza. Ok. E ricordiamo, non è giustizia. La tecnica più potente in assoluto. Rotanti, perché devo prenderne due. Quindi, cioè, ok. Pam! Ok, va bene. Vai. Prima uno e poi le cose che abbiamo nella scheda, ci dà qualche vantaggio? Tipo lui quando ha usato la mano dell'albino. O io che ho la polvere d'ossa. Sì, ti dà. Se usi un tuo punto di forza e riesci nell'azione che ritieni col punto di forza, allora il loro con pungerlo con uno spillone, tenersi il sangue e usare l'incantesimo, ok. Se tu usi quel punto di forza per risolvere un momento particolare della cosa, guadagni essenza. Ah, ok. Più ne usi. Il problema fondamentale qual è? È che a ogni giro li puoi usare come se fossero vanno a spesa, quindi una volta che hai usato un tuo punto di forza, quello l'hai sprecato e per il resto della sessione non lo puoi usare. Sessione, okay. Sì. Infatti la mia mano è là. La quindi, sua mano è io là. Io però non ho preso l'essenza quando ho strappato i film, quindi l'ho usata di flavor, non l'ho usata. Sì, usata. Sì. Mentre corretto. Se io adesso ti dico uso lo schiaffo di giustezza, non posso più utilizzare lo schiaffo di giustezza. No. Per il resto della sessione no. Però aspetta, mi sono perso un pezzo. Usandolo... Se vinci, se vinci prendi essenza. Ah. E l'essenza ti permette di cambiare il risultato del dado. Ok, va bene. Ok. 1-1, pareggio. Tu e il tuo avversario ricevete una condizione. Utile. Quindi il primo lo colpisci. Lui la sente, la mano di giustezza. Gli friggi la faccia. Esatto. Gli friggi la faccia. La sua testa prende fuoco. In questo momento lui è governato da una testa infiammata, ma lo vedi che a un certo punto comincia a scattare come un manichino fuori controllo, no? Si muove in maniera scattosa, quindi, e capisci che rimane lì fermo impalato, è in difficoltà come l'altro, quindi sotto elemento che comprendi, quindi informazione che puoi usare a tuo vantaggio, lui li controlla tramite la testa. Cioè okay. La testa è il centro nevralgico di questi manichini di carne, no? Quindi questo è andato in palla. Ovviamente tu a un certo punto, continuando a friggerlo nel fuoco, ti sei ustionata la mano. E quindi una mano out. E quindi la tua mano per almeno 4 rintocchi si deve rigenerare, a meno che qualcuno non te la rigeneri. E scusa, la mia quanto durava? La spada slogata? Un paio di rintocchi. Ad ogni modo ho l'altra mano e che sta andando l'altra mano su quell'altro. 3-6. Allora 3-6 vinci tu, infliggi due condizioni. Bimbia. Chi era? Era Sub-Zero che sfirava la colonna vertebrale? Sì. Ecco, uguale. Tu arrivi col ceffone e con l'onda d'urto con la corsa del ceffone, la testa si stacca e gli sfili anche il pezzo di colonna vertebrale. E si spaccano alcuni bicchieri sul tavolo. Parte la frase, cutter, uppercut! Esatto, trum, no? Naturalmente cosa è successo? La colonna vertebrale... Da qualcuno. La colonna vertebrale non era attaccata alla testa perché la testa era cucita. Per cui si è sfilata semplicemente per inerzia. Cioè, un po' come la scena dei calzini nel Far West. Esatto, il movimento d'aria
Per cui a un certo punto è la testa che prende una direzione e finisce per terra, e la colonna che ne prende un'altra, il tizio sul trono. Bellissimo! C'ho una mano la mano infuocata da un lato e l'altra con l'aria. No, più fiamme! A un certo punto lui è talmente eccitato che prende un tizio che stava mangiando da un tavolo di peso con una mano, lo mette davanti a sé e poi comincia con un pezzo del trono a infilzarlo mille volte. Hai capito? È bellissimo! E poi lo lancia. In tutto questo io che sono rimasto a ridere sguaiatamente mentre lo fissavo dritto negli occhi, vedo l'ultimo di questi manichini di carne, che però sono dei cadaveri ambulanti. Sono dei costrutti di cadaveri ambulanti. Eccolo lì, lo sapevo. Arrivava il sofisma da manuale cross sistema. Perché sono rimasti, proprio... sono rimasti tre? No, perché quello che veniva su di me, okay. Quello che veniva su di me, gli altri cazzi vostri. Quindi, dato che è un costrutto di pezzi di cadavere, io mi faccio un piccolo taglietto sul dito. Mi lascio colpire, perché tanto mi ero gonfiato apposta per resistere ai colpi. Ok. Lo sporco con il mio sangue. E dato che i costrutti a cui io dono il mio sangue diventano i miei costrutti che io posso comandare, dopo essere rotolato a terra per il colpo, mi rialzo, inizio a ridere ancora più sguaiatamente di prima e vedo se riesco a controllarlo per girarlo contro al... Ok, allora fai un tiro di dominio. Dominio, che è la dominio, cosa dominio, che ci interessa dominio, in questo dominio. Caso. Ok, ci sono. Due. Sei. Sei. Vittoria. Vittoria tua. Sconfitta. No, due. Ah no, due mani. Io ho fatto io sconfitta. Due mani. Lui sei sconfitta, però io ho due punti essenza. Yes, potresti cambiare. L'ego introduce un quindi informazione a svantaggio di entrambi. No, lui cambia il dado. Io cambio il dado. Ho due punti essenza. Cambia il suo o il tuo? Cambia il suo. Con l'essenza posso fare mente per vincere. Va bene. Tre o quattro. Ok, mentiti. Ottieni ciò che chiedi, se dai qualcosa in cambio. Io mi prendo anche una condizione molto volentieri, nel caso no, fosse scusa. Necessario. A dominio, sì, dominio, giusto. Dominio. Perché io adesso mi posso anche sgonfiare, però l'idea di aver preso il suo manichino e menarlo con il suo stesso manichino è troppo divertente. Lui sta ridendo un sacco. Lo vuoi? Lo vuoi? Lo vuoi? È tuo? Lo desideri? Io voglio solo una cosa, che questo pezzo di cadavere ti strappi quella testolina malata dal trono. Sei il cibo o porti il cibo, stronzo? Stronzo! Stronzo! La mia la mignotta! E il manichino si lancia esatto. E il manichino si lancia verso di lui proprio per staccargli la testa. Olè, fantastico. Non so che io tu sei il manichino condizione. In questo caso in questo caso è morte. Quindi ah ok, torniamo... perché in teoria tocca i manichini, no? Sì, in realtà in teoria tocca i manichini. In realtà i manichini sono uno contro di te, però la sua azione non è finita, perché lui gira immediatamente il manichino anziché contro di sé, contro il... Ah, ok, perché lo controlli tipo burattino. Sì, esatto. Due, quattro. Pareggio. Sconfitta. No. Perché pareggio? Perché ti guardo male. Allora, lui ha fatto 4, quindi è mente. Sì. E io ho fatto 2, le mani. 2, sconfitta. Ma ho un altro punto di essenza. Lo giro su cuore. Finisco l'essenza, ma ne vale la pena. Infliggi due condizioni. Va bene, lui incassa le due condizioni. Vedi che il suo manichino lo stringe al collo e sta chiudendo la mano, e naturalmente chiudendo la mano il collo si sta assottigliando, è come se glielo stesse staccando chiudendogli semplicemente la mano per cercare di tenere tutto il collo nella sua mano. Tu vedi che lui effettivamente diventa bianco, pallido, scorgi anche un vaghissimo senso di terrore nel suo occhio.
Sarà divertentissimo. No? Mentre lui è lì così sconvolto, da lato il suo doppio prende la testa del manichino e la svelle. E il manichino si ferma. Ho tempo di intervenire? No. Questa testa non mi piace più. Se la prende, se la stacca, te la butta contro e da dentro Ottimo. Esce un'altra testa. Questo è il mio regalo per te. Usalo come vuoi. Però adesso finiscila. Non vorrei Devo doverti finirti. Schiacciare. Io? Schiacciato? Abbiamo finito? Oh no, lui ha vinto. Ma voi dovete andare avanti. Ok. Quindi c'è no. il tuo manubrio, perché uno è bloccato, uno è stato evitato e uno è morto. Quello su di me. E quindi c'è quello su di te. Per cui lui tenta di tirarti un colpo. Combattono tutti a mani nude. Quindi è a morte. Pareggio. Tu e il tuo avversario ricevete una condizione. Vuoi spendere assenza per cambiare il tuo modo? No. Ok. Fisico in cassa. Ok, quindi tu che colpo... Che tecnica usi? Io al momento voglio tipo disorientare, cioè tipo spostare di posizione perché voglio prepararmi una tecnica super segreta del maestro dopo. Quindi voglio cercare di... come si dice... Togliergli un attimo l'equilibrio, tipo okay. la mossa tipo di sbilanciarlo, esatto, non mi viene la parola, sbilanciarlo. Lo sbilanci con le mani, coi piedi, col corpo, cioè tipo judo, gli tiri una cartella in una gamba. No, teoricamente vorrei fare, che lui cosa mi dà? Mi dà tipo una manata? Sì, lui cerca di tirarti una. Teoricamente vorrei fare la mossa quella che passi sotto al braccio e lo sposti per buttarlo a terra, ma in realtà finisce che gli do una capocciata sulla spalla tra l'attacco tra il braccio e il corpo e barcolla un po'. Ok, allora la condizione che tu ricevi è che perdi sangue. E perdere sangue a Golconda è una cosa molto pericolosa. Ok. Perché i vari cannibali possono sentire l'odore e ti potrebbe venire voglia di essere mangiato. Compreso Fukezuna. Okay. Compreso un tuo compagno di squadra. Compreso io. Compreso lui. No, per dirlo. La sua condizione. Quanto dura? Dura un. Spero dopo non ti presumo. Un periodo del mese. Tamponi. Lui, a causa della sua testata, naturalmente avendo delle giunture fatte a cazzo di cane, gli si stacca il braccio. Per cui in questo momento inizia a girare un po' su se stesso. Inizia a girare un po' su se stesso e tu ottieni l'effetto voluto, cioè che okay. lui è disorientato rispetto al fulcro del combattimento. Adesso fate tutti un tiro di pericolo. Anch'io? Tutti. Okay. Che tipo di iniziativa? No. Il tiro di pericolo succede qualcosa. Tutti contro il tuo stesso tiro? Sì. Pericolo. Io ci sono. Anch'io. Troi. Tutti? Sì. 4. 6. 4. Steven? 4. Tutti pareggio tranne Fizzik. Vittoria! Infliggi due condizioni. Perfetto. No, pericolo. Eviti il pericolo senza penalità. Ok, allora, tutti quelli che hanno fatto pareggio, invece, evitano, fa suonare un rintorno. Evitiamo il pericolo. Dang! Quindi non perdo più sangue? No. Suona un rintocco o ne suona uno a testa perché abbiamo fallito in no, tre? No. E no, io chiedo, Suona un rintocco. Il voto. Suona un rintocco. Oh! Ho perso il conto, quanti siamo? 4. 4. Voi cominciate a sentire... No, Daniele, mi spiace. Ti ringrazio per la... Dai, maglietta più tatuaggio, non vale. Non dà, non... No, anche perché adesso tu sei andato a segno. Quindi hai evitato... No, lo so, hai evitato il pericolo. No? Chi sta? Allora, sta a te... Evitando il pericolo, non si sa come, sei riuscito ad evitare tendenzialmente il potere. E ti rendi conto che il potere che voi sentite, quindi quello che opprime, che pesa, non proviene dal tizio che parla.
Ok, posso provare a capire da chi proviene, da dove. Se vuoi, sì, c'è sempre sento il manichino disorientato di fronte a te. Lo so, ma questo qua tanto è il manichino disorientato, io volevo fare il colpo degli tsubo del maestro. Ok. Per paralizzarlo. Va bene. C'erano quattro schiaffoni piazzati in punti diversi del collo. Va bene, quindi lo smonti. No, ma se adesso sento questa cosa, provo a guardarmi intorno per vedere, perché con tutte quelle che abbiamo passato col maestro, c'è sempre stato tipo magari lo Shugenja, mm-hmm, o il tizio che controllava dall'alto, e so che sono i più fragili. Ok. E mi guardo intorno per provare a capire dov'è quello che genera questa aura di oppressione. Ok, va bene, quindi fai un... Però se faccio questo poi posso fare qualcosa? Dominio. Sì, puoi fare, okay. puoi andare avanti a fare. Ok. Non è a turni, io tu, okay. Io tu. Tu fai cose e succedono cose. Vado dominio. 4. Quindi tu 5. Perché vedi che è semplice, dominio va di io 4, vittoria. Hai vinto. Questo è un 4, eh? Sì. Ah, un 4, sì, scusa. Allora è pareggio. 4-4. Dominio, tieni ciò che chiedi, ma l'avversario ti strappa una promessa. Ok. Allora, è il potere viene dal trono. Ok. Ok? Nel momento in cui tu lo comprendi, no? Probabilmente il trono l'ha capito, il manichino disorientato da dietro ti afferra per la bocca e ti dice: non lo dire, ci sarà una bella sorpresa per te. Ok. Ok. Prendo il manichino e lo schianto sul trono. Ok. Per fare danni al trono, non l'ho detto. No, certo. È giusto. È vero. E... Sì, no, perché non ho fatto la mega mossa. Quindi morte manichino. Sul manichino? Morte sul trono. Sul manichino. Uso il manichino come arma. Se hai successo nel lanciare il manichino, succede qualcosa, okay, al trono. Cioè il mio obiettivo principale non è fare danni al manichino, certo, ma sì, fare... Sì, sì, no, però devi avere successo nell'azione per riuscire a usare il manichino come, okay, arma. Pareggio. Uso un'essenza. Tu e il tuo avversario ricevete una condizione. Uso un'essenza. Va bene, ok. Quindi passi a mani, quindi fai 1-2. Sì. Tu hai fatto 6, no? Infliggi una condizione, quindi il manichino alla fine dell'azione sarà distrutto, cioè nel senso... e scopri un'informazione sul tuo avversario e l'ambiente in cui ti trovi. Vuoi sull'avversario o sull'ambiente? L'avversario sarebbe il trono in questo caso? Sì, perché tu scagli il manichino contro il trono. È di ottima fattura. Secondo me scaglia la testa del manichino, perché tenendolo da dietro. Però la condizione la infliggo al trono. Sì, la condizione, okay, la infliggi al trono. E posso sapere prima l'informazione per infliggere la condizione? No. No? Sei sicuro? Sicurissimo. Ah, la condizione, la condizione è fragile, perché, okay, ho preso nel punto semplice. Va bene. Quello che lo tiene insieme. Va bene. E scopro, visto che è una mente semplice... Beh, per quello in realtà lo scoprirei tranquillamente se si rompe o no, quindi. Sull'avversario, no? Cosa gli interessa effettivamente di tutto questo? Ok. Allora, tu scagli il manichino contro il trono. Il trono di bambù si sfibra e il fantoccio umano che c'è sopra, no? Si tecnica del colpo al cuore. Tu vedi che il trono, che prima sembrava no, quindi costituito di bambù e quindi rigido, cioè con delle canne rigide, in realtà si muove, si disfa e le canne si ritirano all'interno del terreno. L'altro trono sparisce immediatamente e quindi quello che capisci è che il nemico è la pianta, quindi è quest'essere vegetale fatto di bambù. Fatto di bambù. Quello che senti è che si ritira in una stanza accanto. Quindi, svelato il gioco, è in una stanza di fianco. L'altra cosa di cui ti accorgi è che il senso di oppressione che sentivi è perché sul soffitto ci sono dei fiori che fanno cadere delle spore. Quindi è facile che non fosse una sensazione veritiera, ma che fosse un'alterazione della vostra percezione legata a quello che respiravate.
I fiori cattivi. Fermi. Sono lì sempre. Non c'era neanche bisogno di dire. No, però lo dico a loro. Dico fiori cattivi. Esatto, ok. Fiori? È in un'altra stanza, i fiori sono tipo quelli. Finito questo momento, voi vedete che le pareti del luogo cominciano a diventare fatte di viticci, cioè è tutta pianta. Prima vi sembrava pietra, ma era illusorio anche quello. Il verde viandante. Sì, è andato di là. C'è sangue e carne in giro. Solo quella sui tavoli. Che è un sacco. Sì, appunto. Mi avvicino a una di quelle. E siccome quel sangue avrà lordato il terreno dove ci sono le radici di questa pianta, corrompo il sangue per far creare un sangue che mangi la pianta dall'interno. Urca. E risalga il sangue dal terreno, dalle radici, entra nella pianta e la distrugga dall'interno. Gli do anche qualche consiglio su come farlo meglio. Perché... Ah, bene! Yeah. Perfetto, c'è un incontro fra accademici, quindi sì. È benissimo. Stupendo. Io da mio prendo il fazzoletto e me lo metto al naso. Ma la vocazione ci la posso usare per fare no, è quello che mi stavo tenendo io. Sì, sì, certo. No, quello. Io sono pieno di fazzoletti. Casa. Prego. Devo tirare? Sì, naturalmente tu, tendi, tu vuoi avere dominio, dominio sulla pianta. 5 mani. 5 allora, vittoria. Vittoria. Ottieni ciò che chiedi senza alcuna sì. penalità. Ah, diamo un po' di diserbante. Ok. Tu fai questa cosa. E quindi c'è del nerastro che comincia a avvolgere esatto, il cuore della pianta. Che comincia a seccarsi. La prima cosa che vedete che succede è che cominciano a cadervi in testa petali. Pesanti. Grossi. No, sono grossi. Sono molto da grossi. Qui viene fuori la classica frase del petaloso come... No, anche no. Il centro del petalo comincia a vizzirsi, no? Diventa sempre più piccolo e sempre più marrone. E le pareti cominciano a diventare nerastre. Il verde sta virando in nero, come quando prendi un pezzo di insalata e lo schiacci per terra. Sì, sì, perfetto. Ok? Quindi diventa tutto molliccio e l'odore di putrido da vegetali è immediato. E copre finalmente il mio odore. Esatto, quindi... Per la prima volta. No. Ok? Non è un odore così brutto il suo. Da quello che succede, i viticci cominciano a perdere il loro intreccio, perché sono sempre più deboli, e... Cominciate a vedere la camera che c'è dall'altra parte. E quello che vedete vi piace poco. Perché c'è un personaggio legato ai viticci, con i viticci che gli entrano nelle vene, orbo da un occhio. E quindi il marcio sta arrivando verso questa persona. Ah, voi le vostre pratiche blasfeme! Io uso un altro potere di Fuketsuna. Prego. Perché è un altro dei poteri di Fuketsuna. Ma stai usando ovviamente dei punti di forza in questo caso? Beh, il mio punto di forza è che... No, il mio punto di forza... Una volta lo puoi usare nel corso della partita. Per guadagnare essenza. Sì. Infatti non ho... Lui lo sta facendo per rilanciare roba. Ok, scusa, non avevo capito. Vai, vai. Però, dato che Fuketsuna faceva queste cose... Sì, sì, vabbè, giusto. E uno dei suoi... Gli ho chiesto i personaggi apposta. Uno dei suoi poteri era anche che, oltre a sfruttare i cadaveri, poteva bloccare la marcescenza di un cadavere. Ok. Su una pianta o su un essere umano? Beh, in questo dice solo un cadavere, quindi... chi lo sa. Potrei fare il pignolo. Ce la giochiamo con un tiro. Perfetto. Cioè, ti consento l'azione... Tu sai che Roberto è d'accordo con la pignoleria. Sì, sì, certo, però sì, insomma, mi sta bene, però visto che c'è una pianta di mezzo, non esattamente un cadavere, perché il cadavere potrebbe diventare quello attaccato alla pianta, ce la giochiamo con Vai. Un tiro. Ok, un tiro di? Allora, in questo caso, secondo me è pericolo. Pericolo? Perché cerchi di evitare sostanzialmente che qualcosa di pericoloso per il vostro obiettivo vada a buon fine. Ok. Va bene. Allora, facciamo così. 5 2 La situazione opposta alla prima.
No, è di nuovo sconfitta. Che sfiga che c'hai, mamma mia. Infatti è opposta a vittoria. No, è perché è la puntata dove Gianni non deve tirare dadi. Esatto. Però mica è vero. Però aspetta. Fermo. Esito e il pericolo rimane. Sì. E io guadagno un'essenza. Sì. Non la puoi usare subito però. No, però okay. Intanto è lì. Ok, il pericolo rimane. Però che con una sconfitta ma la mia essenza. Manca Cater, no? E scopro così che i miei poteri non funzionano sulle piante, purtroppo. E scopri Fuchetsuone. Che non hai il pollice verde. Ci ho provato. Neanche nero ce l'ha. Volevo bloccare la marcescenza per usarla come minaccia contro il simpatico omino di marzapane. Ma purtroppo no. Che in realtà è uno schifoso vegetale. Ma essendo un mio incantesimo io non lo posso fermare? Tendenzialmente ormai il processo è... è andato al di là dell'incantesimo. Ok, ho capito. Senso, si è scatenata la classica reazione a catena. Sì. E così. Voi vedete che il nerastro arriva alle vene di quest'uomo e quest'uomo comincia seriamente a... comincia a tossire, a sputare a sua volta roba nera. La pianta si ritira da lui e il corpo cade esanime a terra. Oh, bene. E sentite proprio. Che... è lì sta cadendo. Vado stiamo seguendo una specie di pseudoturno. Sì, una specie sì, di turno vicenda. Sta seguendo il manuale di Pathfinder. Cater ha aperto pavimento. La Bibbia del respiro e la sta leggendo in ginocchio. Sì, no, non ci va, non ci va. Esatto, è proprio tu dov'è che sei? Delle ore della io ero al tavolo dei cadaveri che ho cominciato a giocare. Ci sta facendo sta mangiando in questo momento. E beh, sì. Se non fai niente manto. Eccolo là. Ci ha pensato vabbè. Gianni. Ah, se il manto non fa niente. C'è alcol sulla tavola? No, non c'è più un tubo. Sento l'odore di whisky che arriva da lui? No. Eccolo là, whisky fino sì, ma... a... Mi guardo intorno per cercare dell'alcol. Non lo trovo? Guarda, l'unica cosa che potresti trovare è del liquido fermentato vagamente qua, somigliante a un alcol legato alla pianta, cioè al marciume della pianta. Cioè se vuoi puoi prendere la pianta marcia, strizzarla e usare quella roba ma lì. Ma non riesce ad e allora tempo. Guardando in giro mi spiace maestro, non ho modo di fare le cose intelligenti, dovrò passare all'addestramento base. E visto che sono un monaco asceta del lontano est, sì, ma in realtà sono un mercenario combattente. Ok, attenzione. Prendo il tavolo. Sì. Lo alzo. Sì. E usando la forza tipica di Fizzik, lo lancio contro i fiori che stanno sopra. Quelli che spargono il polline. Ok. Volevo fare la mossa del fuoco del drago, ma non c'è alcol. Meglio quindi... così, se no io scappavo impazzito per il rush. Va bene. Cazzo sì. Sarebbe stato bello da vedere. Non c'è voglio luce, usare il mercenario combattente. Quindi sto usando mani. Sì. Mani. Stai usando secondo me morte. Morte, scusa. Perché tiri sì. Una mazzata a un fiore. Morte, fammi vedere una cosa. Sì. Tra l'altro le voci nella testa ci ricordano una particolarità di Fuchetsuna che oltre a puzzare faceva appassire le piante. Sì. Quindi proprio non c'era. Le piante non quelle. Sì, ma non c'era proprio partita. Ma c'era feeling. Tira, scegli. Pareggio. Le mani, morte. Tu e il tuo avversario ricevete una condizione. Quindi tu ricevi ovviamente che a questo rintocco proprio ho fatto clac, mi è ritornato apposta la esatto. Spalla. Tiri il tavolo e tirando il tavolo contro i fiori un fiore si sfibra completamente perché si era già avvizzito e tu ricevi come condizione tosse persistente, cioè per un paio di rintocchi non riesci a respirare bene perché... perché c'è sta roba qui e si sparge nell'ambiente più spore possibili immaginabili. Però non ci sono più fiori sopra. No, non ci sono più fiori sopra. Ok, il tizio è sempre là. Beh, io mi avvicino. Allunga una mano. Tizio. Io mi avvicino al tizio se nessun altro parla. No, mi avvicino anch'io, però lascio fare il turno, quindi prima te. Beh, in realtà c'è Cater che non ha ancora fatto nulla. Ero in preghiera e quindi mi avvicino spandendo aura di bontà. Brucia Cosmo fino ai limiti più estremi dell'universo. Lui è bianco come il muro.
E ovviamente ha tutte le venuzze nerastre che gli stanno ormai componendo il corpo. Gli prendo le mani, gli avvicino il volto, sposto un attimo il fazzoletto con cui mi sta proteggendo dalle spore e gli sparo una ritata in faccia. Ma è una ritata santa. Ok. Ma la santa, mamma, pare che sono santo. Ok. Ok, lo scopo di questa ritata qual è? Senti la ritata di sacra. È aiuto del respiro, scusa, che domande fai? Ok, quindi rianimarlo? Sostanzialmente rianimarlo è più o meno quello dell'imposizione delle mani tramite il respiro, le varianti. Ok, cioè tu ci hai messo 15 minuti per il paladino per trovare imposizione delle mani? A parte il fatto che non c'è il Pathfinder base, ma stavo guardando nella Palanset che ce l'ha un po' particolare, devo capire come cazzo era dove. Ma non era quello che stavo cercando. Roberto va via. Ho visto che c'era che potevo dar difesa a tutti voi. Roberto va via. Dopo questa cosa, Roberto. No, c'erano le altre, posso dar difesa a tutti quanti voi, potevo fare i poteri su l'arma. Ok, dai. Ma io non l'ho mai fatto io in vita mia. Che lo dovevi ricordare. Quindi è dominio. Sì, esatto. Ok. 6. 4. Guarda, io pareggio. Sconfitta. Non ho... Sfiga, non attiri ciò che chiedi e guadagni un'essenza. Domandina di meccanica. Dimmi. Io ho usato mercenario combattente. Sì. Ho pareggiato. Lo tolgo? No, perché non hai guadagnato essenza su quella... No, perché infatti la mia domanda sulle meccaniche era: ma allora a questo punto mi conveniva spendere l'essenza, che almeno non riguadagnavo una. No. Ok, perfetto. Li esaurisci i punti di forza quando li usi, e l'azione va a buon fine e tu guadagni e un'essenza su quel punto di forza. Ok. Ho due essenze, me ne gioco una. Cambi il tiro del dado, lo sposti su vittoria. No, lo pure. E quindi... La locura. Ottengo ciò che chiedi. Se dai qualcosa, se dai qualcosa in cambio. Cosa dai in cambio? Tu vedi che non è abbastanza l'alito. Non è abbastanza l'alito. Non è abbastanza. Lo bacio, il mio primo bacio. Pace. Lo baci? Ah, ok. Vabbè, no, mentre tu lo baci, via. Lui ti morde un labbro e te lo stacca. Ok. Mi spiace. Sono sempre Cater. Gli tiro un ceffone con lo sfondo. Lo uccide definitivamente. Va bene. Prego, morte. Comunque dopo, naturalmente, va bene. Se comunque sopravvive al ceffone, no, devo dire. 3. 4. Pareggio. Mo. La situazione rimane in stallo. L'ego introduce un'informazione a svantaggio di entrambi. A svantaggio. Sì. Allora, tu ti rendi conto che questo, che questa cosa ti ha scioccato a tal punto. E quando il sei in questa, bacio, mi stacchi un labbro. In questa, in questa condizione, le tue tecniche di lotta non funzionano. Cioè, la mano di giustezza. Sti cazzi. In più, io prendo il pezzo di labbro. Tendenzialmente è ancora in bocca al tizio. Allora aspetterò che non muoia. Ok. Per quello che riguarda lui, naturalmente si è tendenzialmente ripreso grazie alla tua cura e al tuo sacrificio. Sta mangiando il labbro e in questo momento tu senti che c'è un legame diretto tra te e lui. Cioè, il pezzo di te che lui sta ingurgitando ha creato... Sono come te, Fukatsuna! Solo che ti piacerebbe. Temi a un certo punto, dato il legame, cominci a sentire la sua sofferenza. Quindi temi che qualcosa che capita a lui... può capitare anche a te. E io spacco il tavolo in testa. Allora, a questo punto partiamo con lui si riprende grazie a Cater. Ma diciamo che tismo, che male. Grazie. E a cazzo. Ma la pianta c'è ancora? No, la pianta si è completamente... Io potrei staccare in questo caso. Infatti, mi sto pensando. Ma non si era ritirata nell'altra stanza? Siamo nell'altra stanza. Siete nell'altra stanza e il centro nevralgico della pianta era attaccato al suo corpo. Cioè, gli ha detto, un po' si scopre che questa avventura qua è quello che ha reso Cater Bavol quella zoccolona stronza, frigida. Cioè la madre di... Esatto. Non era frigida, Aknos quasi se la faceva. Grazie. Sì, perché era un bella camaccia. Era perché era ubriacona. Però lei si faceva resti del villaggio dopo tutto, quindi... Emotivamente frigida. Ok. Mi chiamo Liam. Ah, lo sapete. Quindi sai anche perché siamo qua. La vecchia Zaya vi ha detto di venire a liberarmi.
Ora, bravo. È vero quello che ci ha detto la vecchia? O questo sarà il tuo ultimo respiro? Dipende che cosa vi ha detto la vecchia. Vado in fretta e inizio a dare fuoco a tutto. Come possiamo? Con cosa? Cioè, inizio ad andare da parte, prendo un po' di bastoncino a cercare qualcosa per dare fuoco alla roba. Cioè che tu sai come sopravvivere alla voce di un angelo. E se vuoi andartene da qua, adesso ce lo dirai. E noi ti aiuteremo ad andartene da qua. Oh, ma non c'è bisogno che io ve lo dica. C'è bisogno che vi dica dove sono le cose per resistere alla voce dell'angelo. Voi sapete perché ero legato alla pianta? No. Perché la pianta cercava le cose per resistere alla voce dell'angelo. Ok. Io ho altra prigionia, non ho voglia di farla. Perfetto. Quindi vaffanculo questa città. Vaffanculo voi. Vaffanculo la vecchia e vaffanculo le piante. Ma sei attaccata a una pianta? Tanto per te. Ok. Non abbiamo molto tempo, o forse tanto. Ok. Uscite di qua. Il muro delle campanelle. Proseguite. Troverete un edificio. Lo riconoscerete perché ci sono sopra dei serpenti viola. Secondo piano. Le scale di destra, non quelle di sinistra. Nella casa troverete un forziere. Uno di voi dovrà regalargli una mano. Lui se la mangerà e dentro troverete quello che vi serve. Ottimo. Io ve lo dico... Non regalo mani a nessuno! Oh, lo fa lui. E adesso, se mi volete scusare... Abbiamo fatto una promessa. Devo andare. Io sto ancora... Dico alta voce, sto ancora aspettando la mia ricompensa. Tu vedi che fa... Cioè, si fonde nel pavimento, sparisce dritto. Ma lui? Sì, lui. No, io sto chiedendo nel giardino perché mi era stata promessa una ricompensa prima. Mentre se non lo dici ti sarà data una ricompensa. Sì. Lui si fonde nel pavimento e vi saluta. E a te compare una terza mano che verrà usata come sacrificio. Ok, dai fuoco? Sì, sto cercando di accendere tutto perché le piante odiano il fuoco. Ok, accendi. Cosa stai facendo? Allora, mentre lui pizza il fuoco, io non ho sentito nulla del discorso quando fatto si comincia a diffondere un fumo impressionante. Tu cominci a tossire ancora di più. Perché naturalmente la pianta, essendo marcia, era tutta umida e quindi il fuoco non fa altro. Beh, che... quando ha preso un po' mi allontano. Io vado a staccare una mano a uno dei cadaveri. Ok. C'è del ponte di mani. Perfetto. Si alza il fuoco, Roberto. Mano a mano che le fiamme si alzano e tu te ne stai andando, a un certo punto ti crolla in testa una cosa. Oh, fu Kezuna che si è lanciato perché ha visto il fuoco. È una tipo una pietra. Ma di brutto. L'ho morso. È una pietra. Tra l'altro non ti sembra una pietra che si è staccata da qualche parte, cioè ti sembra una pietra... Guardo in alto per tipo 30 secondi. Guarda il soffitto. Guardo in alto per tipo 30 secondi e poi me la tengo. Ok. Dai. Non scadezione. La milza. Io impazzisco, corro fuori buttando loro di lato, rovesciandoli, mi rovescio io con i tavoli. Il fuoco. Io gli tiro una mano dietro in più per sport. Quindi andiamo di là e seguo Fukatsuna che sta scappando, rotolando, buttandosi di tiro. Che bello. Io esco con calma. Ah, manovra evasiva? E inizio a passare da un angolo all'altro seguendo Fukatsuna. Ma... Io sono la legge. No, aspetta.
Dove cazzo sto andando? Io sono a un chilometro di distanza. Esatto, lui è un chilometro. Mentre Fizzix sta facendo tipo cronk quando cerca di nascondersi e segue Fuquezzone. Nella direzione sbagliata, tra l'altro. Eh sì, io sto correndo a caso. Mi sto allontanando dalle fiamme. Vieni qua, guardo d'un topo. Adesso che siete tutti un po' lontani tra di voi, cominciate a sentire nelle orecchie la voce dei vostri diaconi. È giunto il momento. Bisogna sfoltire. Non è una cosa che può essere divisa fra tre diaconi. A quel punto un po' mi calmo. Questo è l'imbalsamatore. Infatti mi calmo. Le tue mani devono andare contro i tuoi compagni. No. È il tuo maestro che te lo chiede. Ma non ha quella voce. Questo è il messaggio che senti. Oh, maestro. C'è una voce che mi ha detto che devo alzare le mani sui miei compagni. Forse intende la ragazza. Che vuol dire? Ma un vero maestro non picchia le donne. Un vero maestro. Devo alzare le mani alla ragazza. No, un vero maestro non fa distinzione tra uomo e donna. Non era così. Sì. Piacevano molto le donne al mio maestro. Vero, vero, vero. Non era un vero maestro. Oh, il più vero di tutti. Fino a che non ne hai trovati altri. Comunque non importa. Manipolatore. Questo sembra un po' il lato oscuro. Mani o non mani, le sue mani sono molto più forti delle tue. Pensaci. Del mio maestro, sì? No, della ragazza. È stata addestrata bene. Esatto. Vuoi farti sconfiggere da una donna? No. Ma no. Non dobbiamo sentire le voci. È certo che dobbiamo sentire le voci. Io le sento da moltissimi anni le voci. Effettivamente. No. Mentre voi se ne... Okay. No, scusate, no. No, non dire solo ok. Nell'orecchio di Cater. Mia cara, ti sarai resa conto che c'è tanta impietà nei tuoi compagni. Forse è il momento di riportare la voce del sacro a risuonare più alta di tutte. Sì, mia Lais, obbedisco. E pensare che sono io che ho il difetto stupido, E ciò è emotivamente fragile. Ok. Quindi io sono ovviamente sanguinario, giustamente. Io meglio non lo dico il difetto che ho. Ok. Bene. Narcolettico. Yeah. Che fate, signori? A questo punto cerco la casa con i serpenti viola. Sì. E beh, andiamo tutti quanti in quella direzione. Ok. Lei appena si riavvicina a lei. Avvicinandomi a Fuquezzone, mi faccio. Una delle voci mi ha detto che dobbiamo picchiarci tra di noi. Non mi sembra il caso. È vero, è scorretto. Non ci si picchia tra esseri umani. Ma. Allora sono a posto. C'è da dire che. Tu sei saggio, sei un essere umano. Certo, sono un maestro. Ma non tutti sono maestri qui. Beh, solo Steven. Le faccio spalluccia. E vado avanti. Va, aspetta. Vorrei giocarmi. Vai. Qua però non so come. È un po' tirata per i capelli, forse. Come paladino, tipo Cater, come paladino del Cater che proprio. No, sì, infatti. Come paladino del respiro, sono anche portatrice di, come dire, di una certa aura di fiducia nei confronti degli altri. Hai un certo carisma. Un certo carisma. Gli altri si fidano di te. E vorrei spandere la mia aura un po' per prendermi le benevolenze di colui che chiamavo troll fino a più o meno un paio d'ore prima. Cosa intendi per le benevolenze? Già ce le hai? Un pochino andare più a prenderti alla vuole bocca dello stomaco. Ok. Vuole manipolarti un po', quindi un tiro di dominio uno contro l'altro. Decidete chi è il PG e chi è il PNG, esatto. Perché sennò non si capisce. Esatto. Beh, in questo caso il PG sono io perché sono quello che sta tirando. Sì. Diciamo che l'attivo è il PG e il passivo è il PNG. Roberto, difenditi.
Quindi devi, tu devi sperare nella sua sconfitta, esatto. Non nella tua vittoria. 1 4 4 Chi era il PNG, scusa? Tu eri il PNG. 4 1 Vittoria. Ottengo vittoria. Ciò che chiedo se do qualcosa in cambio. Esatto. La tua virginità. No. Dalla sua dimensione diventa particolarmente doloroso, però Quindi cosa gli dai in cambio? Mi fa così. Sento del metallo che sta per arrivare proprio. Sì, sì. Su un'alta velocità, su un ETR 1000. Il TGV del metallo. Esatto. Questa è la prima volta che Cater cerca di sfruttare il suo fascino femminile, che poi finirà a portarla a pagare i debiti della locanda in modi che già ben conosciamo. Quando staremo per entrare nella casa, arrivati vicino alle scale, cerco di rallentare il passo a Fitz e appoggiarlo contro il muro facendo la gatta. Più o meno. Tumbia. Quindi seduzione pura. Sì. Non gli zo- senza magia? Senza magia. No, è giusto, volevo prenderti la bocca dello stomaco, non è un... Va bene. Non volevo andare oltre. Che c'è? Mi ritraggo. Ti fallo indietro. E scusa se prima ti ho dato dell'essere strano, ma effettivamente le tue dimensioni sono impressionanti. E in un uomo effettivamente... ok. È difficile concepire che sia possibile, ma ora, dopo il primo impatto, devo dire che è piacevole. Non ti ho colpita. Dallo non ti ho colpita. No, ma dentro sì. Dallo 3. Mi stai... Se sei un po' troppo vicina, forse bisogna stare un po' più lontani. Però se sono così vicina potrei... Il maestro non mi ha ancora insegnato quella parte delle tecniche. Ma il maestro che stai seguendo ora non potrà mai insegnarteli, io sicuramente sì. Era un maestro sbagliato. Ok. Sono maestra in queste arti, se ti affiderai a me. Non mi sembra... apprezzo... Non ora, più tardi. Apprezzo, però non mi sembra il caso adesso. Vorrei attaccato, vorrei sapere se sta apprezzando veramente lo sta l'angelo. Dicendo. Chi? Fizz. Tu fisicamente neanche troppo. Tu ottieni però quello che vuoi. Quindi hai fatto successo. Hai fatto successo, per cui l'effetto comunque lo ottieni. Okay. Ma in realtà Fizz è un gentiluomo. Gentiluomo sì, ma uomo sempre. Delle conoscenze che diciamo che in questo momento Fizz si sente discretamente su di giri. Nel momento in cui vedo del rossore comparirgli sulle gote, cosa ho in cambio? Giusto. In realtà hai la mia promessa di ok, ma tu cosa vuoi? Io in realtà semplicemente averti dalla a mio fianco. Dalla sua parte. Va bene. Basta. Lo vediamo dopo però. Sì, no, abbiamo altro da fare ora, giustamente. Poi poi guagliamo, poi mi toccherà girare l'urna del maestro. Ok. Per non fargli vedere. Avete hai trovato rotonda, esatto. La fisica. Bellissimo. Perfetta. Prima solo io però non volevo fare la donna che va bene, sì, ok. Basta. Ok. Bene, il tentativo di seduzione è andato a buon fine, vi dirigete, entrate nella... Quando siete davanti alla casa con i serpenti viola, comincia a tirare un po' di vento. E la cosa che vi diverte è che mentre tira il vento cominciate a sentire... Ancora? Perché tutti in questa città? No, la cosa divertente è che a un certo punto vi rendete conto che in realtà era un minimo spostamento e lei è già sopra a un altro palo davanti alla casa che ondeggia al vento proprio come se fosse un'insegna, no? E un suo braccio esce da tutto il suo montarozzo di stracci con cui è vestita e vi fa proprio cenno col dito indice indicandovi la porta. Grazie, lei è proprio una brava signora. Entro nella casa. Questa è la risposta. Sì, è una brava signora. Sì, ma se lo sapeva okay. Già prima. Siete nella casa, ci sono due scale, una di qua e una di là. Una destra, scala sinistra, secondo piano. Ok. Vi incamminate sulla scala se sinistra. Se li ha mentito lo troverò
Anche se si chiama Liam come Nison, sarò io a trovare lui. Allora, quando è arrivata al secondo piano, salendo dalle scale, la tromba delle scale è una tromba delle scale senza ringhiera, quindi avete solo i gradini sospesi come se uscissero dal muro. Quindi in mezzo è tutto vuoto. Arrivate al secondo piano e cominciate a sentire... Ma questo è un paese di passi? È un paese di pazzi? È un po' sì. Me la sono cercata. Al secondo piano sentite questo rumore e in fondo c'è una porta che continua ad aprirsi e chiudersi sbattendo. Tutum, 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 tutum. Ma ancora un pochino più di ghetti viene ciaffona roba. No, no, lo so. Proprio al pelo. Beh, si vede da qualche parte questo forziere di cui ci ha parlato Liam. Lo vedi quando si apre la porta. La porta si apre, lo vedi, la porta si chiude e non lo vedi più. La cosa strana è che apri è di un colore, si chiude, riapre è di un altro colore. Continua a cambiare colore a seconda di quando si apre la porta. Che facciamo? Beh, che siamo qui? Perché là dentro c'è quello che cerchiamo. Vorrei saperlo. Vediamo il viola. Tu non ti preoccupare. Come colore? Tra i colori che ci sono? Sì, lo vedete. Ce l'ha detto quel gran simpaticone di Liam. Ah, ok. Un simpaticone e mi... Beh, allora andiamo qua dove sta la porta. Aspetto che faccia che si chiuda. Prendo la manina. E apro la porta. Ok. Di che colore è? Arancione. No, chiudi. Ok. Riapri. Verde. Chiudi. Di che colore deve essere? Viola. Ok. Blu. Viola. Basta non chiudere. Ok. Tieni la porta prima che si richiuda da sola. Ecco a cosa serviva. Prendo la pietra. Okay. Firma porta! Va bene! Cazzo sì! Non credo che servisse! Assolutamente no! Ma neanche io però! Però è bello così! Sì, sì, no, è bellissimo così! È successo nel gioco, lo prevede il sistema e quindi è giusto che sia! È un firma porta dimensionato! Esatto! Farà una bella fine pizza! Voi siete entrati? Cominciate a sentire. Guardo intorno per vedere da dove minchia arriva questo rumore. Da dietro. Da dietro? Sì, dal corridoio. Io mi butto dentro alla stanza. Io aspetto che entrino loro. Non vediamo niente se ci voltiamo. No, vedete due corone che fiammeggiano e che più o meno sono a questa altezza. Due corone? Sì. Due bottiglie. Salve. Salve. Niente. Beh, entra. Sono dentro. Togli la pietra. Ma poi cambia colore. Siamo già dentro. Vabbè, se lo dici tu. Tolgo la pietra, chiudo e metto la pietra a bloccare la porta per tenerla chiusa. Ok. Il forziere non cambia colore. Sulla porta comincia a incidersi, tipo fiamma che era del legno, la forma della corona. E vedete anche due occhi. Ok. Qua adesso ci serve il sacrificio di una mano. Esatto. Quindi direi che è roba tua o sua. Quindi io contravvenendo assolutamente attenzione. Io alla promessa che ho fatto inizialmente, ti faccio mettere via la tua mano. Perché okay, prima provo a fare una pesca del destino. Vai, giusto, grande. La pesca del destino è quando ti trovi in una situazione disperata, ritieni di aver bisogno di un intervento esterno per avanzare il tuo obiettivo. Puoi invocare il legame con il diacono. Okay. Ma io non voglio invocare il legame con il mio diacono. Voglio invocare il legame con il dialogo delle diacono delle mani. Certo. Le mani del mondo, le mie. Lui la mano che sacrifico. Ok. Non la mia mano. Lui è un diacono fatto di mani. Sì. Puoi sacrificare un pezzo, un suo pezzo. Beh, intanto il mio diacono mi ha detto di sfoltire gli altri diaconi. Certo, quindi io inizio a sfoltire. E non, tu non devi tirare. Ah, giusto, è vero, è tutto io tua. Tiro il dado. È vero.
3. Le tre sono le mani? No, la mente. Il diacono o chi per lui interverrà in tuo aiuto. Puoi anche creare un'informazione che riguardi il tuo legame con il dialogo che diverrà realtà di gioco. Allora, in realtà, 3 hai tirato? 3. Okay, sì. La mente. Ok. Quindi... No, perché nello schermo del master c'è un refuso e c'è scritto 1, 2, mente, 3, 4 mani. Nella regola. In realtà la numerica giusta è quella della tabella. Quella della tabella? Sì, sì, sì. Quindi io, sfruttando la mia connessione con la mia mano, trascino di forza la mia mano e qualche cosa che c'è attorno ad essa in questo posto per toccare il forziere. Ok, allora... In più creo un'informazione che riguarda il mio legame con il diacono. Che in questo caso è il diacono di Robert, cioè è le mani del mondo. E ci penso un attimo a questa informazione, però intanto racconta che cosa succede. Allora, quello che succede è che naturalmente da una parete, proprio a sfondare, vedi la tua mano che cerca di uscire tenuta stretta insieme da altre mani, no? Che la sentono come esterna, ma contemporaneamente nella composizione del corpo del diacono hanno detto no, è un nostro pezzo, per cui per quale cazzo di motivo non dobbiamo mollare, no? E il resto del corpo che le va dietro. E le mani del diacono però sono sempre lì. Che applaudono. Quindi in un certo senso ha apprezzato. Perfetto. Poi il diacono si smonta improvvisamente. Ti lascia lì la tua mano bianca e un'altra mano sua accanto. Esanime. La mano sua che ti ha lasciato accanto però ha una runa incisa sopra. Che non è... Io dico runa, non è un carattere norreno comunque, cioè semplicemente è un simbolo. Allora, innanzitutto prendo la mia mano e me la ficco in tasca. Ok. Prendo le sue sacche baruffole e me le ficco in tasca. Poi prendo la mano del diacono. Non voglio nemmeno toccare per intercessa mano il baule. Okay. Quindi animo la mano per farla andare lei a toccare da sola il baule. Ok, dominio. Se no la dovrò prendere in mano e... Dominio sulla mano. Dominio sulla mano. Dominio sulla mano. Nel frattempo ho sentito una cosa. La fusione della porta si è fermata. Non sentite più niente. Di lontananza ho sentito un ululato. Fortissimo. Esatto, un tipo lupo. Ma molto più meno armonico, più distorto e contemporaneamente no, non è esattamente un vibrato con la chitarra elettrica, è power chord con è più un lupo a cui hanno tagliato le corde vocali, se le palle, no? E alla fine dell'ululato sentite dang 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 tre e santo cielo. In questa enorme sofferenza io ho deciso. Pareggio, ma ottengo ciò che chiedo, sì. Ma perdo tempo e suona un altro rintocco. Già che tanto stanno usando, suoniamo. Siamo a 10? Sì. Porco cacchio. Quindi ce ne mancano 3. 2. 2. 2? Perché l'undicesimo te l'ha appena bruciato lui. Grazie. Prego. Però ottengo ciò che chiedo, sforzandomi un po' perché la mano del diacono è potente. Esatto. Cerca di opporsi a sta cosa, ma non me ne frega niente. Ok, la manina del diacono, dita come mano della famiglia Adams, si arrampica sul forziere, dove vedete c'è un'ansa in cui può essere incastrata sostanzialmente una mano. La mano si piazza lì, da quest'ansa escono immediatamente delle lame che trafiggono la mano e la fanno a pezzi orizzontalmente, e poi quest'ansa si trasforma in una bocca con i denti e comincia a sgranocchiare la mano. Oh, le ho dato la mano di un diacono, quindi Dopodiché si apre, c'è una sorta di cavità sferica che prima era coperta e poi si apre dall'altra parte. E c'è un buco rotondo.
Dall'altra parte, non è, quando si è aperta la cavità sferica e le due metà della sfera si sono andate a portare dietro, non è che queste metà si vedono. Dall'altra parte voi vedete un infinito vuoto. E c'è questo buco. Beh, io la mia parte l'ho fatta. E faccio un cenno con la mia mano vera. Di andare loro avanti. Io faccio un cenno con la mia mano morta che ho preso prima. Prego. Io non sto guardando niente di tutto ciò, sto guardando la porta che si era bruciata la pietra per provare a tenere la porta se dovesse entrare qualcosa. Cavaliere, mi dicono, eh! E vado a mettere dentro la mano nella sfera e vedere. Quella con l'armatura sei tu. Non succede un bene amato cavolo, nel senso che. Ok, senti, è vuoto dall'altra parte, ma. Non c'è niente. Ma quanto è grosso? È un buchino o un bucone? No, è un buco grande così, più o meno della dimensione della pietra. Non sono molto bravo con i numeri, ma credo che ne siano rintoccati un sacco. Ci sbrighiamo? Scusate, un secondo. Io vado a prendere la pietra. La porta. Sì, la pietra. Che pietra? Quella che hai preso. Mi sto chinando per prenderla. Questa, posso? Beh, sì, ecco, grazie. Grazie. Tu tieni la porta. Tu prendi la pietra? Sì. Ok, bene. Nel momento in cui ti chini a prendere la pietra, la corona e gli occhi incisi sulla porta escono dalla porta e provano ad azzannarti la giugulare. Morte? Morte. Pareggio. Pareggio. Tu e il tuo avversario ricevete una condizione. No, brucio l'essenza. Ok. Vado su vittoria. Quindi okay. Fai cuore. Ok. Infligge una condizione, una condizione e scopri un'informazione sul tuo avversario e l'ambiente in cui ti trovi. Scegli tu. L'ambiente, perché voglio sapere come aprire lo scrigno e ottenere quello che cazzo ci serve. Piccola domanda di pignoleria. In questo caso non serve più accurato pericolo. Perché lui non sta cercando di fare male a nessuno, è l'altro che sta cercando di fargli male. Lui sta cercando di evitare sì, un pericolo. È corretto, hai ragione. È vero. Eviti il pericolo senza penalità. Hai ragione, ci sta. Però con vittoria. Però attenzione perché no. Io bisogna invertire il coso. Io devo andare a vedere sconfitta mia. Perché l'attaccante. No, ma tu sei PNG lo stesso. Ah, è vero, hai ragione. Sì, sì, no. E la bellezza di questa tabella è che non è attaccante. Non è attaccante PG PNG, è giusto. Quindi sì, è così. Però è pericolo. Eviti il pericolo senza penalità. Quindi tu arriva, colpo di riflessi, ti arriva a pochi centimetri dalla faccia. Le fauci si chiudono, i denti naturalmente marci, evidentemente a tutti gli effetti ti sembra un cane, per chi vuole vederlo è questo qua. Lo farò vedere io che ce l'ho più vicino. Ok. Metallo. È metallo, ma va bene così. Ci sta, alla fine. Ok. E ha preso la pietra. No, la pietra l'ha presa lui. L'ha presa, sì. Tu senti che la pietra effettivamente reagisce all'ambiente. Cioè, tenendola in mano non è più inerte, ma è. Vibra. Sì. Pulsa d'energia. Probabilmente supponi che la pietra, quando si è. Che la. Scusate, la pianta, quando si è impossessata di Liam, si sia impossessata anche di quello che Liam si stava portando dietro. Ah, non so. Steve, vuoi stare lì a cincischiare col cane? Io sono pronto davanti alla porta a tirare un pugno se vedo uscire qualcosa. Avvicino la pietra o lo scrigno. Sento che le vibrazioni aumentano, sì. No, reagisce all'ambiente. Continua a reagire all'ambiente. Puoi metterlo nel buco? Tieni. Ok, sempre cavaliere. Oh, assolutamente. Sempre metallo. Ok. Vai. La infilate nella cavità e cominciate a sentire il ronzio di un meccanismo tipo orologio, ma quando l'orologio va veloce, molto più veloce del, no, del normale scorrere delle lancette, quindi sentite proprio gli ingranaggi che ronzano. Sul forziere cominciano a girare un cilindro su cui ci sono dei simboli. In quel momento sentite lo sfondarsi della porta e l'essere a forma di cane con la corona entra nella stanza e comincia ad attaccarvi. Io stavo pronto per dare un pugno e quindi arriva davanti a te e gli do un pugno. Ok, ci
5-3, vittoria, pericolo o morte? È morto, morte, su questo. Infliggi due condizioni. Ok, boom, lo prende. Esatto, dritto sul muso. Pugno a sorpresa del roto. Si incrina la corona. Vedi che lui mugola e guaisce, cioè l'ha sentita. Poi fa... E ne arriva un altro. Diamo un altro. Allora ci sbrighiamo. Il cilindro va. Finché il cilindro va, lascialo andare, finché il cilindro va. Cling. Ragazzi, almeno fate qualcosa voi però, eh. Si apre nel forziere esattamente un'ansa rotonda, come se ci stesse sopra una corona. Come se? Sì, quindi ci dovete appoggiare sopra qualcosa che abbia il diametro di una corona. Casualmente, fatto? Casualmente. Fizzi, rubagli la corona al cane. Lanciami la corona del cane, Steven. Estraggo il mio getto e il pugnale d'ossidiana. Oh, dai, non hai preso la pistola. Guarda che Steven gli aveva dato il pugnale. Un cultista come lui. Sì. C'è il pugnale, scusa. Steven aveva usato la pistola. Lo passo nel suo sangue che lì accanto. Il sangue di Cater. La tagli così. La tagli? Certo. La taglia. Il grosso di sangue. È un emo e quindi Perché ogni volta fate queste cose? Perché io poi devo tirarvi uno schiaffone. Tanto la mano dentro poi. Tanto me l'hai tirato, io cercavo di aiutarti. Però. Vai. In realtà me non hai mai tirato nessuno. A questo punto il pugnale si dovrebbe caricare dell'energia dell'emomanzia. Ok. E vado per tagliare la testa del cane. Ok. Così per estrarre la corona. Quindi morte. Sì. In definitiva. Vai. 4-2. Tu hai fatto? Vittoria. Vittoria. Infliggi una condizione e l'ego introduce un'informazione a tuo vantaggio. Allora, la condizione spero sia il rilascio della corona. Il effettivamente il segugio muore, cioè gli stacchi la testa, corona in sì, è un essere diciamo assimilabile a un cardinale, cioè un essere soprannaturale assimilabile come il vantaggio è se posso prendere potere mangiando la carne del cane. Se so come farlo. Sì, potresti fare un tentativo. Non hai certezza sull'effetto di lungo periodo. No, mi basta il breve. Ok. Informazione a tuo vantaggio relativa alla situazione. La corona, grazie alla sua legnata, è storta. Quindi non ci entra di sicuro quella di questo segugio all'interno sul forziere. Per cui forse vi tocca cercare di staccare la testa con l'altra. Rimanete voi due. Nel frattempo... Dang! Cazzo! Fugazzona! Corona? La corona c'era lui, innanzitutto. È storta! È storta! Ce ne vuole un'altra! È piegato nel gumero! Non siete veramente in grado di fare nulla senza di me. Prendo la tua mano. Quella che avevi buttato. Sì, sì. No, l'ho buttata. Sì, quella che avevi preso e hai messo in tasca, perché la mia me la tengo adesso, l'ho già usata abbastanza. E poi l'informazione a vantaggio del legame con il coso è che ormai la mano è legata al diacono. Sì, corretto. Quindi quella rimane il sacrificio estremo finale. Però con l'altra mano l'infondo abbastanza il minimo di potenza che le devo infondere per permetterle di non marcire più, quindi non avere quell'odore terribile. Okay. E faccio uffi e lancio la mano nel corridoio in modo che almeno il cane si distragga per guardarla, lasciando il tempo a qualcun altro di menarlo. Direi dominio. Yes. Allora, dominio. Ok. Bravo. 2, le mani. Pesante. 4, sconfitta. Ma ho un'essenza da prima perché avevo fallito. Ok. Quindi tu hai fatto 4, io lo cambio in... il cuore.
Ok. Quindi ottengo ciò che chiede e ottengo un'informazione sul mio interlocutore. Che in questo caso che è il cane. Il segugio. C'è modo di staccargli la corona senza menarlo? Sì. Bisogna sfilare un perno che tiene la corona salda al cranio dell'animale. Ok. Fizzik, sì, tu stai fermo. E tu sfila quel perno. Ma il cane adesso è vivo ancora, gira. Sì, sì, sì. L'altro. Adesso che è distratto. Fila sto perno. Ti aiuto. Perno, il cane è là fermo, che guarda la mano. È come se nella sua memoria ancestrale di quando era un segugio da guerra vero, no? Si ricordasse i giochi che gli facevano fare gli addestratori, vai, prendi, ricordati delle mani. No? Quindi è fermo che guarda. E in quel momento hai, se vuoi, il tempo di fare una sortita di quel tipo. Ci provo. Vai. Domanda, ma pericolo. A questo punto cercare i vantaggi è inutile. In che senso? Che non servono a niente, tipo lui che l'ha distratto, a cosa è servito? Beh, che io ad esempio ho ottenuto l'informazione per prendere la corona. Ah, ok. Però quella è secondaria rispetto a quello che hai voluto. Ma devi guardare quando decidi che numero mettere giù, che cos'è che ti conviene. Che delle volte magari è un pareggio perché hai ottenuto l'informazione è quello che costituisce la base del tuo bluff. Cioè io quando penso, ma mi vorrà la vittoria o magari vuole il pareggio perché gli conviene più il pareggio? Quindi gioca che cosa delle due? Questo è diciamo il perno del sistema. Che è per quello per cui ti dicevo è un gioco di ruolo borderline al gioco da tavolo, perché questa qui è una logica da gioco da tavolo. Ok. Qui dovresti conoscere bene. Sì, dovresti impararti bene la tabella. Sono solo 9. Oddio, sono 9. Sì, però sono 9 per 3. Ma sono 9 che tu sentire a riguardare ogni volta che vuoi fare una cosa diversa. Che poi sulla stessa sai già quella che ti conviene. Però, vabbè. Rivelate. NPC 2, 5. Vince lui. Su era morto. No, sconfitta. Ah no, caspita. Pericolo. Era esito, il pericolo rimane, guadagni un'essenza. Ok, ti guadagni un'essenza, ma... Perché guadagni un'essenza, scusa? Perché sconfitta. Ma non hai fatto 2? Io ho fatto 2. Ah, tu hai fatto 2 e te hai fatto 5. Scusa. Ed è vero, guadagni un'essenza, va bene. No, mi gioco un'essenza. Ce l'avevi? Sì. Ok, allora... Passiamo a vittoria. Eviti il pericolo senza penalità. Si sfila il perno. La corona cade, quindi la corona è libera. Il segugio si gira vabbè. E ti punta. E? Tal segugio? Eh sì. Good morning. Tu. Morte. Due, tre. Sconfitta. È veramente. No. Gianni, quando non deve tirare, è una macchina da guerra. Una roba. Ricevi una condizione e guadagni un'essenza. L'essenza mi va bene. La condizione è che ti sgagna un braccio e quello te lo scordi fino alla fine della sessione. Va bene. Anche perché non manca molto. Esatto. E ok. Sì, tra l'altro, invece che tirare a caso i dadi, guarda che ci sono cose che fanno suonare i rintocchi, quindi... Certo, quindi stacci attento. Io lo lascio sganasciare, vado a prendere la corona e lo metto sullo scrigno. Ok. Io rimango fermo perché Fugazzino ha detto stai fermo. Ok, visto che vai molto vicino al segugio, tiri pericolo. A meno che non faccia qualcosa. Ma in realtà visto che tanto continua a fare io faccio qualcosa in particolare. Che ho messo un bastardo dentro. Sì. Ho il sangue del cane. Ho il sangue di Kate. Oddio. Glielo mandi contro. Sì. Matteo, mi spiace. Io visto che devo stare fermo perché lui mi ha detto stai fermo, quindi penso che sia un'ottima mossa da maestro. Sì. Però preparo l'azione appena dovessi sentire l'inizio di un altro rintocco. Ok, va bene. Faccio un double ira. Aggiudicato. Ok. Gli faccio ribollire il sangue. Che è giusto, roba tua. È incantesimo, ribollire il sangue, adesso stregone del sangue. Ok, quindi il dominio c'era già, perché sul suo sangue avevi già lavorato. Va bene.
Quindi i loro segugio, due. Il segugio continua a rimanere in punta. E io vado passeggiando a prendere la corona. La nostra paladina che adesso prepara una roba di minima. Va bene. Adesso va a leggere il manuale del giocatore della quinta. Lo legge tutto e alla fine decide di usare il taco. Okay. Per. No, no, vabbè, va tu bene, lancia, quindi prendi la corona, metti la corona sullo scrigno, il cilindro. Pum, sei. Pum, sei. Pum, sei. Lo scrigno si infuoca. Vroom, faccio due passi indietro. Si infuoca. E un individuo in smoking completamente rosso, con una camicia rossa sotto, rosso di pelle, esce come se fosse da una scalinata che viene da sotto, dallo scrigno. One more with me. Non sono i tappi delle orecchie. E lui comincia. Ancora. Questi sono applausi veri, non quelli di quei pagliacci. Ok. Mi sembra che abbiamo qualche cosa di interessante. C'è ancora un cane. Voi sentite Dan che sta per cominciare. Lui fa così e si ferma. Ah, mi piace la filosofia. Falla. Ok, io voglio fare una pesca del destino quando sento l'ultimo rintocco che inizia a partire, per chiedere l'intervento del mio diacono. Non tirare quel dado. Per chiedere l'intervento del mio diacono. Va bene. La mente. Non devo usare l'essenza. Okay. Me l'ho tenuta apposta per fare questa. E gli chiedo per intervenire, cioè lo dico a basso voce, in realtà tutto in un istante, prima che lui fermi il rintocco. Tu che hai un sacco di mani, perché non ce ne dai un po' a noi, che ci serve un po' d'aiuto? Non possiamo evitare questa cosa che ci dobbiamo picchiare tra di noi? Questa è la mia richiesta di aiuto. Che in teoria interviene in mio aiuto, e la informazione che riguarda il regalo del Dio Diacono, vabbè, vediamo se interviene o non interviene, quello che succede dopo. Arrivano giù due mani dal cielo, l'individuo vestito di rosso si inchina, ne prende una e comincia a mangiarla come se fosse uno snack. Mamma. Va bene così, Fizz. Vale lo stesso, non ci dobbiamo comunque picchiare tra di noi. Non vi dovrete picchiare tra di voi. Ha funzionato. Sinceramente non mangerei una mano. Chissà cosa hanno toccato. Oh, salve, io sono Fizz. Queste sono buonissime. Sono di quegli idioti dei diaconi. Io sono Fizzik. Molto piacere, Fizzik. Lieto di conoscerti. Oh, finalmente uno gentile. Questi stupidi credono veramente di aver abbattuto l'unico dio solo perché lo hanno voluto loro. Loro l'hanno abbattuto perché l'ho voluto io. Non ho idea di cosa tu stia parlando, ma va bene. Funziona. Oh, io lo so. Funziona come il piano. L'unica dea, non un unico dio. Funziona come piano. Funziona molto bene come piano. Quindi tu non sai le cose per tappare le orecchie dal ruggito del leone? No, perché il leone non c'è. Devo farle io un applauso. Ah. Gli uomini sono sempre uomini. Tu gli fai vedere quello che vogliono e loro scattano. Vero. E coinvolgono altri uomini. E continuano a coinvolgerne degli altri. E fanno del male alla gente. Esatto. E in tutto questo, io sto molto bene. No, non è carino. Non vorrei sembrare un po'... Ma chi è? Forse è meglio che tu non lo sappia io chi sono. Sono uno dei tanti che stanno sotto. Che quando Golconda è caduta, nessuno si è preoccupato di andare. Non siamo in paradiso? Siamo all'inferno? Sei il demonio? Sei un oni? L'educazione vuole che tu lasci rispondere quando fai una batteria di domande. Era tutta in serie. Ah, ok. Comunque non sono un oni. Ok. Sono uno dei tanti che sta là sotto. E il fatto che io stia là sotto è semplicemente perché sono più furbo di quelli che stanno sopra. Sotto dove? Nelle terre d'ombra? Sotto. È uno dei draghi sotterranei. Che sono... Ah, no. Ora, al di là della piacevolezza di avervi visto all'opera e per il fatto che abbiate seguito tutti gli indizi che io vi ho lasciato e li abbiate usati anche bene. Grazie. Ho aiutato una signora molto gentile. Oh, certo. Carina. Sì. Uh-huh. Fizzik, lascia perdere. Comunque, ecco, se mi volete dare un nome, io mi chiamo Liam. Oh, ne cercavamo uno. Oh, l'avete anche trovato. È uno dei tanti me in giro per questa città perduta. Non ho fatto un tempo a levargli il cuore. Ora avete due possibilità. Meglio di una.
Cerco quella che non ci deve far picchiare tra di noi. No, ma quello era un problema dei diaconi, perché sono avidi. L'avidità e la vanità sono le due cose che distruggono gli esseri umani. Voi invece, secondo me, siete più intelligenti. E nella vostra intelligenza vi regalo questa cosa. Anche lui è un maestro. Potete è un maestro. Sembra santo. O tornare nelle storie da cui provenite. O in alternativa ascoltare il suono dell'ultimo rintocco. E che succede? Sparirete e non tornerete più. E chi fa il funerale al maestro? Oh, se vuoi mi prendo io l'incarico di fare il funerale al tuo maestro. Sarà un funerale bellissimo. E ti occupi anche di Charlie? Beh, naturalmente. Non è che posso seguirti? Vorresti fare l'apprendista? Beh, anche io. Addirittura. Mi sembri un maestro saggio. E se ti occuperai del funerale di Charlie, è un grande favore che fai a Fizzik. Beh, se diventi un mio apprendista, diamine, te ne puoi occupare tu. E io ti fornisco tutto quello che vorrai per potertene occupare. Ma dopo la tua anima sarà mia. Scegli bene. Guarda, prima fu Kezuna e poi tu. Guardo lui che non mi fido di niente e poi guardo lei. Io che l'unica mi ha promesso sesso. Io te lo potrei anche promettere, ma... Che schifo! Che orrore! Ora! Tra l'altro non è detto che lo debba fare io. Che cosa volete fare? Io... Tu, signorina, sei la più problematica. Io ho una missione, la mia missione non riguarda te. Bene, vuoi tornare alla tua storia? Ne ho bisogno. Bene, molto bene. Senti che comincia ad accelerare. Anche io a questo punto grazie, ma Charlie poi deve farmi provare un nuovo videogioco, c'è Bloodborne che è uscito. Okay. E mi ha detto che l'atmosfera è tipo questa. Più o meno. E quindi... Io ho una proposta. Piacere, è stato un piacere. Mette la mano sul volto di Cutter. È stato un piacere. Cutter scompare. Piacere. Ciao. Mette una mano sul volto di Fizzik. Io, mentre Fizzik però mi stringe la mano, cerco di fare la seguente cosa. Scambiare la mia mano morta con la mano del diacono, quella vera. Ah, ok. Che gli era arrivata addosso. Una delle due, quella non mangiata. Quella non mangiata da Liam. Non era per terra. Era per terra, non sì, era per terra. No. Vabbè, allora libera, te la puoi prendere, puoi anche chiederla se vuoi, Fukezuna. Giusto prima di andarmene, ma forse ti può essere utile. E gli lancio un po' di polvere del maestro. Ok. Negli occhi. Glitter dust. Bone dust. C'è coperone. Fine. E loro sono spariti. Orbene, voi due? Beh, lui ha già pensato che cosa vuole. Io sono un po' più... Tu sei sicuro che vuoi regalarmi la tua anima in cambio dell'apprendistato? Non purché sia un apprendistato interessante, voglio imparare. Apprendistato è che tu fai quello che io ti dico e basta. Un po' di manovra lasciamela, sennò che divertimento c'è. Quando sarai più bravo, più esperto, più intelligente, più tutto, insomma un po' più me. No, sembra uno saggio. Mi piace. C'hai il ticket però. I buoni pasta. €2,50. O i buoni anima. Quindi andiamo, divertiamoci. Questi bene, molto bene. Ti mette una mano sul volto e prendi fuoco integralmente, il tuo corpo evapora e da sotto il forziere urli: maestro, vi sto aspettando. Quindi sei già là. La mia proposta è un po' più ambiziosa e complicata di quello che hai offerto agli altri, ma potrebbe essere qualche cosa che vale la pena ad entrambi. Vediamo. Credo ad esempio che tu abbia appena fregato il povero Steven, ma io credo di essere un po' più astuto di quel povero ragazzo, così giovane ancora nella sua strada lungo la magia del sangue. Per quale ragione respingere tanti bravi volenterosi che vogliono creare culti addirittura verso le nostre personalità? Assolutamente, perché? E voi fate benissimo. Io d'altro canto mi ritrovo con un doppio fortissimo legame con uno dei diaconi. E tiro fuori le due mani legate al diacono delle mani del mondo. E
Secondo me, con un po' di lavoro da parte mia e un piccolo aiuto da parte tua, prenderne il posto sarebbe molto molto facile. Molto focazzone. Chi è più esperto di mani qui dentro? Però E però se poi ci riesci, il nome diventa la mano del mondo. Chiaro. Io apprezzo veramente molto lo spirito di iniziativa, tantissimo. A una condizione. Sentiamo. Non ti potrai rifiutare mai di ottemperare le mie richieste. Finché le tue richieste non saranno di sacrificare me stesso. No, 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 no. I servitori bravi rimangono sempre in piedi. Allora stringiamoci la mano e gli allungo la mano del diavolo. Oh no, caro. Stringere qualcosa con te è un'esperienza che mi evito volentieri. No, 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 no. Ebbene sia, anzi, diglielo tu stesso. Schiocca le dita, le mani del mondo compare immediatamente lì, in tutta la sua forma. Ex diacono, ti presento il nuovo diacono. In quel momento tu senti dentro di te salire, ma a livelli mai visti, il potere. Cioè ti senti proprio in grado di poter fare un sacco di cose. Scegli tu come vuoi disporre di questo essere. Beh, evidentemente il mio primo atto da diacono con questo essere davanti è smontarlo in tante mie piccole mani che si distribuiscono in giro per la città a tenere d'occhio qualunque cosa succeda nelle strade di Golconda. Ok. Hai nominato il tuo primo cardinale. E sulla risata satanica di Getsuna finisce. Maestro! Sto arrivando! Va bene, 15 minuti accademici, ma qua... Cater, tu ti risvegli nel tuo luogo di origine, senti il canto, senti il coro, non c'è più l'urlo del parto, c'è semplicemente il coro. Hai i capelli bianchi. Tu ti risvegli nel tuo dojo. C'è Charlie? C'è Charlie, c'è l'urna. Charlie. È a posto. Oh, sai... Dimmi, Fizik. Sai che c'era una donna... No, beh, non ci crederesti mai. E mi tiro sul futone. Buonanotte. Buonanotte, Charlie. Buonanotte, maestro. E vedi che l'urna va... Trrr, e si ferma. E quello che avete ascoltato era Golconda di Fumble. Ciao, Gianni! Finalmente ho potuto giocare di nuovo Fuketsuna fino in fondo e dargli una chiusura. È stato perfetto, per quello sembra pensato più Fuketsuna di Zlatan. Vabbè, cavolo. Beh, Zlatan mi ha fregato due volte. Oh. Era un bel personaggio anche Fuketsuna quello. Fuketsuna non fregava, Fuketsuna era semplicemente pazzo. Mi ricordo, non so se è la prima o la seconda in realtà non è che ha fregato. Qual era? Quella in cui la prima non ha fregato, però, vabbè, la seconda sì. Che col Tremere t'avevo detto... T'avevo bloccato, tipo, ti avevo tra le mie mani e poi ho detto no, vabbè, ma in realtà tu vuoi andare contro quell'altro cretino, fai pure. La seconda. La seconda? Sì, la prima volta ho ciulato la spada, sì, e sono scappato, sì, ciao. Comunque, se volete scoprire qualcosa di più sul background o sul futuro di questi personaggi, andate a riascoltare. Vampiri per Fuketsuna, Feng Shui, tra l'altro la prima partita della QWERTYTON. Esatto. Per Fizik. Cult Strange Wyoming per Steven Skolnick, esatto. E tutto il falso imperatore e l'eroe di Mebury, ma soprattutto l'eroe di Mebury, ma anche il falso credo imperatore. Credo che dall'eroe di Mebury ci fosse dal ritorno a casa, Cater. Sì, sì, esatto. Io per quelli che vogliono sapere del futuro, se interessa del futuro di Fizik, sappiate che il maestro Gintonic non è veramente morto, ma ha lasciato lì le sue ceneri per prendersi una vacanza. Ma era quella del camino. Sì, esatto. Lasciate le ceneri per prendersi una vacanza, perché gli alieni se no gli chiedevano continuamente. Esatto. E se n'è andato tipo a un ululo a farsi una vacanza. Come Merlino quando tornerà dal ruolo di saggio di corte. Quindi non è morto. Steven doveva per forza dire una cosa. Mi porti con te? Certo. Sì, no, Steven ci stava un po'. Giovane coglione. Scusa, ma... Golconda. Giusto che... No, e probabilmente penso che Cater abbia fatto il ritorno, si guardi attorno e fa... Ma sai che c'è? Ma vaffanculo. È la volta in cui, nel momento in cui molla l'ordine, va per i cazzi suoi. Esatto. Esatto. Golconda è un gioco di GG Studio
che sta tutto in un in uno schermo del master e che costa 20 euro, quindi se vi è piaciuto lo trovate nelle note alla puntata quando la pubblichiamo sul sito, lo trovate anche nei negozi, lo trovate sul sito di Gigi Studio, costa poco, è divertente, giocateci. Raga, poi ci si mette un attimo a studiarselo e Gianni è stato bravissimo a tirarlo in ballo, ma basta che abbiate qualcuno che un attimino sa interpretare. Sono tre pagine da leggere, quindi chiunque può prenderlo. Una curiosità che magari poteva interessare a chi ci ascoltava, i rintocchi come cadenzano? Allora, la scelta del master, credo. Allora, i rintocchi cadenzano a scelta del master, nel senso che tu sulla scheda del Lego hai la declinazione dei rintocchi. In questo caso io non ho determinato di inserire accanto a ogni rintocco un evento che facesse scattare il rintocco, che dovrebbero essere sostanzialmente gli eventi che cadenzano la sessione, per cui io creo la campagna. Quindi se tu cadenzi così e i giocatori si dilungano un po', quel rintocco passa il tempo. Esatto, che ci sia, esattamente. Okay. È una delle varie modalità con cui puoi cadenzare. Puoi anche cadenzarla semplicemente a orologio, addirittura andando a spulciare vari elementi di gente che ha fatto campagne, così c'è chi scadenza tempo, quindi attacca un cronometro. In questo caso era scadenzata a sessione, che a un certo punto ne hai fatti tre perché erano le 11:30. Non solo, avevo pensato comunque di tenerla siccome e farci capire solo alla fine. Il problema fondamentale era questo, che dovendo gestire in un'unica sessione la parte giorno e la parte notte, che invece molto spesso in campagna sono sessioni separate. Tipo board game, proprio. Esatto, quindi la parte giorno è scoperta della città e cosa succede nella città, politica, informazione, eccetera. E poi la parte notte invece legnate, quindi incontri, tesori e tutte queste cose qua. Dovendole fondere, avevo pensato nell'arco narrativo di inserire comunque degli acceleratori. L'acceleratore naturalmente era bello in una cadenza così, a mio giudizio, metterlo alla fine quando si era un passo dal risolvere l'intreccio, proprio perché c'era questa cosa che a ogni rintocco corrispondeva alla degenerazione del vostro corpo. Però si può cadenzare in n modi diversi. La degenerazione del corpo... Noi l'abbiamo gestita come un lo sentiamo il dolore, quindi sentiamo la pressione, ma c'è anche una meccanica in condizioni. Io avrei potuto dare sui vari rintocchi, proprio per cadenzare la campagna, i punti deboli che mano a mano sopraggiungevano alla perdita di salute fisica e quindi diventavano automaticamente per voi degli handicap aggiuntivi nel fare le cose. E comunque c'era senso fare la cosa dei rintocchi, perché io fino a che non arrivavamo lì ero convinto che dovessimo ancora andare fino all'angelo, fino a che poi non arrivavamo al decimo, dovevamo ancora aprire il forziere, ho detto forse c'è qualcosa sotto. Maybe. L'angelo l'abbiamo trovato, l'angelo caduto. Era un altro angelo. Beh, ma è veramente un angelo caduto ora che la città già è caduta? Ma lui è caduto. O è un angelo e basta. È un angelo in piano. Lo scoprirete nella prossima puntata di Fumble. No, la prossima puntata di Fumble torniamo alla Leggenda dei Cinque Anelli, che sta andando verso la parte seria e finale della campagna, Lion Cannon. Quello in cui dovrete fare un patto col diavolo oppure lì, perché siete dai ragni, quindi purtroppo per anche voi. Io la vedo tanti di cazzi e tutti di voi avete un qualche cazzo in giro con il clan del ragno per un motivo. Beh, io ho sia cazzi che vantaggi, però sì, cazzi e vantaggi tra l'altro è un grande classico, un gioco di tipo Dungeons and Dragons, cazzi e vantaggi. Esatto, il prossimo Kickstarter. Però bene, però a proposito di Kickstarter c'è il Kickstarter dei Koboldi Mangiano Bambini a colori, Loader e Torg. Loader e Torg, un check della morte a Manto che non ha detto niente. E ovviamente lo trovate su Kickstarter. Se cercate i Koboldi Mangiano i Bambini, potete andare sulla pagina di Kaizoku Press, potete andare sulla pagina di Koboldi Mangiano i Bambini, che è facebook.com/koboldi. Koboldi. Facile. Un check della morte. Te lo segno io, mando a un check della morte. Bravo, grazie Roberto che fai qualche cosa. Il Kickstarter è partito praticamente questa settimana, quindi avete ancora tempo per pledgeare, però ovviamente prima lo fate meglio, perché ci sono delle cose da raggiungere, degli step da sormontare, quindi andate a pledgiare i Koboldi Mangiano Bambini.
E a proposito di Koboldi, per festeggiare anche il Kickstarter, oggi abbiamo ripubblicato un po' di materiale delle ambientazioni delle scorse campagne di Fumble, tra cui la razza dei Koboldi, non quella ufficiale di D&D, ma quella scritta da Claudio Bustorino. E poi quella che era stata con tutti i vari colori che erano stati votati ai tempi del concorso, ed era stato vinto, aveva vinto il koboldo blallo. Il koboldo blallo. Ma ce ne sono tanti altri bellissimi, tipo blallo, il koboldo koboldeonte. Il kobold. Il koboldeonte. Koboldeonte. Vi rinvitiamo a sentire la fine di Epoca, che sta finendo, e a sentire l'inizio di Sidequest, che sta ricominciando. Quando una cosa finisce, un'altra rinizia. E a mille ce n'è, blam blam. Blam blam, blam blam di solito è l'onomatopea per dei colpi di pistola. E in questo caso invece è le fiabe sonore. Esatto. Cioè, blam blam. Ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble GDR, sempre su Facebook in diretta, sempre su Spreaker in diretta audio. E da qualunque altra parte il giorno dopo. Yes. Buonanotte. Ciao. Andate.